per iniziare formalmente questo convegno. Abbiamo avuto questo piccolo incidente, però d'altronde capita. Grazie. Grazie a te. Buongiorno a tutte e a tutti, e domando scusa da parte mia come direttore di dipartimento. Per la verità colgo l'occasione di questo passaggio, siccome che ieri in un certo evento abbiamo cominciato in ritardo erano open day degli studenti e ho detto loro capita questa cosa all'Università di Bologna, quindi chi di voi è incerto sull'iscriversi o meno sappia che vi capiterà ogni tanto che l'evento cominci in ritardo, ma questa cosa è cominciata 935 anni fa, perché quindi noi la portiamo avanti con una tradizione anche orgogliosa, in quanto il quarto d'ora accademico, che poi tende un po' ad espandersi, il professor Bosello lo ricordava spesso che c'era questa tendenza dei ritardi ad ingigantirsi, ma nasce proprio a Bologna. Come sapete l'Università di Bologna non è un'università istituzionale, è un'auto-organizzazione di studenti che poi chiedono riconoscimento al potere costituito, cioè al comune, che riconosca questa attività. Gli studenti venivano a organizzarsi, non è un moto solo di Bologna, alla fine del Novecento d.C. c'è Parma, però Parma interromperà il proprio insegnamento, nel XII secolo, alla fine del XII c'è Modena, e Ferrara, che è una giovinetta, arriva nel XV secolo, ma questo per darvi l'idea del contesto. Erano tutti studi a iuris quelli che si radicavano. Quello di Bologna aveva questa caratteristica, gli studenti, proprio perché non c'era una sede universitaria, ci sarà soltanto all'archiginnasio, ma quello sarà un po' l'inizio del controllo verticale dell'insegnamento culturale, quindi non sarà nemmeno del tutto un bene. Dovevano spostarsi da una casa all'altra dei professori, ed era questa la ragione per cui si cominciò a iniziare le lezioni un po' in ritardo. E così dico agli studenti di solito, non so se siamo all'altezza dei primi professori che hanno iniziato gli studi giuridici a Bologna, però una cosa possiamo fare come loro, che è quella di cominciare in ritardo. Lo facciamo orgogliosamente da 935 anni. E per me è un onore, è un piacere. Ringrazio tanto il professor Carinci, il professor Tassani, tutti coloro che hanno aiutato a organizzare questa iniziativa in memoria del professor Bosello. Mi è capitato nella mia inizio di carriera di spendere anche alcuni mesi nei quali lo affiancavo un po', seguivo, andavo agli esami insieme ad Andrea, con il quale abbiamo frequentato il corso di diritto tributario insieme. Per la verità abbiamo anche fatto altri momenti della nostra formazione scolastica insieme, ma comunque quello fu un momento. E quindi è difficile per me scindere le due situazioni, quella da direttore e quella da una persona che ha potuto conoscerlo. Peraltro anche sua moglie era la mia insegnante di francese alle medie, quindi vedete che proprio c'è una formazione culturale che mi ha molto condizionato. Vorrei ricordare due cose del professor Bosello nel momento nel quale iniziamo questi lavori. Il primo è il regalo, c'eri anche tu Andrea, di Harvard Facoltà di Legge. Lui era entusiasta del fatto che un romanziere come Scott Turow, che poi ha scritto tanti romanzi gialli, ma descrivesse una facoltà di legge americana, e lui così orgogliosamente conservatore, anglosassone di impostazione, lo divertiva moltissimo che ci fosse questa descrizione di una facoltà di legge, dove fra l'altro diceva: guarda che cosa bella, c'era anche lo psicologo, per chi va in stress gli studenti possono andare dallo psicologo a parlare di questo problema. Adesso ce l'abbiamo anche noi, ma allora non l'avevamo. E quindi questo mi è sembrato, e ce lo regalò, quindi noi aveva alcune copie, e noi che lo seguivamo con un po' d'attenzione e di passione, a un certo punto non resistette e disse: ma dai, guardate, leggetela, questa è troppo divertente. E io lo lessi, effettivamente. Per me fu la prima esperienza nella quale all'insegnamento tecnico della materia si accompagnava una passione, il desiderio di trasmettere una passione culturale che non si fermava solo al diritto. E poi però c'è l'altro ricordo, che è quello legato ai principi. Quindi una delle prime cose che diceva il professor Bosello era: ma io non so niente, nulla di diritto tributario. E chiaramente mentiva, però i principi li conosco bene. E questo tentativo, che mi sembra lui abbia fatto nella sua carriera in molti passaggi, di legare questa materia ai principi generali del diritto, in particolare del diritto privato, direi
e che per noi era ricorrente. Quindi, ah, ma non potete capire questo se non conoscete quell'istituto di diritto privato. Io comprai 4-5 manuali di esami che non avevo ancora sostenuto per cercare di approfondire i temi che lui ci diceva dovevano essere approfonditi. E beh, questo secondo me è stato una grande scelta culturale, legare questa materia ai principi generali del diritto, perché c'era una vocazione a trovare dei principi unitari che potevano essere trasversali. L'ultimo punto che vorrei ricordare è la capacità dialettica. Non ci si sarebbe mai stancati di ascoltarlo, e in cui la riflessione sui principi però si accompagnava a una dimensione casistica che lui offriva, con una capacità di raccontarla che raramente ho riscontrato in altre persone che ho conosciuto. Ora, un po' di anni dopo, da quando io seguivo quelle lezioni, ci troviamo a parlare di un diritto che fondamentalmente può essere dominato solo conoscendo bene i principi, che oggi non sono tanti i principi costituzionali, non sono solo quelli sistematici, magari sono anche quelli europei, ma comunque sempre sono questi grandi strumenti che ci aiutano a risolvere casi che non sono contemplati dal legislatore o sono risolti in maniera così bislacca che solo ricorrendo ai principi si riesce a dar loro una razionalità. E dall'altro lato ci troviamo di fronte a una tendenza a problematizzare l'insegnamento giuridico, quindi a non darlo come una serie di nozioni tecniche che il docente rivela agli studenti, ma invece a veicolarlo come una serie di problemi che ragionando insieme possono essere risolti. A questo lui lo faceva già dall'inizio, con una maestria appunto che è stata veramente singolare, almeno per me, che ho avuto l'occasione di conoscerlo. Quindi mi fermo qui, scusatemi, mi sono fatto prendere la mano, ma per augurare buon lavoro, nell'auspicio che questo insegnamento, che secondo me è stato così importante, almeno per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, sia portato avanti proprio con quelle metodologie, naturalmente adattato ai tempi che crescono, alle generazioni che si avvicendano. Penso che lui ne sarebbe stato entusiasta. Grazie ancora e buon lavoro. Senti, io devo andare agli esami. Lo so, e Di Maio mi lo cessa. Allora, abbiamo spento. Allora, adesso c'era il momento, insomma, dove davamo la parola a testimonianze del professor Bosello, quelli che sono stati gli amici, colleghi e poi anche i suoi allievi, proprio per ricordare la persona che è stata. E quindi passerei adesso la parola al professor De Federico, che coordina questo momento di ricordo. Grazie. Qualche assestamento, qualche difficoltà nella parte iniziale del convegno, che poi si articolerà appunto in due giornate, oggi e domani. Il ricordo di Furio Bosello era previsto per questa mattinata in primo luogo con la presenza del figlio Carlo Alberto, che purtroppo per problemi di salute non può essere qui con noi, e diciamo, secondo una logica di vicinanza alla persona dal punto di vista familiare, accademico, istituzionale, un po' dai vari punti di vista, porteranno un ricordo della persona Antonello Montanari. Quindi Antonello, ti prego, vieni qui con noi. Tra gli altri interventi, purtroppo mancherà quello del senatore Filippo Berselli, la dottoressa Maria Teresa Conti poi ci porterà un particolare ricordo personale di Furio Bosello, e poi diciamo darò io una serie di indicazioni e riflessioni sul contributo di Furio e sui rapporti che ha saputo creare con la scuola bolognese attraverso tutta una serie di contributi, interventi,
iniziative molto, molto importanti. Quindi è un po' la parte più informale relativa ai ricordi e agli affetti, e credo che sia molto opportuno iniziare con Antonello Montanari. Grazie, buongiorno. Io sono il fratello di Furio. Riuscivo a immaginare il motivo per cui io mi chiamo Montanari e mio fratello si chiamava Bosello. E io naturalmente non ricorderò gli aspetti accademici di mio fratello, perché a me interessava come fratello. Io sono stato insieme a mio fratello fino all'età di 14 anni, perché poi Furio si sposò. Da un punto di vista professionale mi è stato molto vicino. Mio fratello diceva che i dottori commercialisti, mi scuso se c'è qualche collega, io sono un dottore commercialista, di diritto tributario non capivano nulla. Ma io ero un'eccezione, perché qualche principio di diritto tributario, a proposito di principi, li avevo recepiti. Io sono molto contento e dico finalmente, dopo 20 anni, qualcuno si è ricordato di Furio Bosello. Chi doveva ricordarlo se lo è dimenticato, ma non ha importanza. Io devo a questo punto ringraziare il professor Del Federico, il professor Tassani, il professor Carinci, il professor Montanari, che incidentalmente è mio figlio, nipote di Furio. Dico finalmente perché credo che sia un dovuto riconoscimento al mio caro e adorato fratello. Grazie. Grazie Antonello. E Maria Teresa, solo che io come faccio? Ti facciamo avere lì il microfono, credo che sia la soluzione migliore. Può andare? Grazie. Sono in condizioni fisiche non ottimali, ma sono felice di essere qui per il professor Bosello. Non è semplice per me ricordare il professor Furio Bosello dopo 20 anni nella sua e nostra Università di Bologna, nella sua e veramente cattedra per sempre, una cattedra ancora viva, nonostante tutto, nonostante siano trascorsi tanti anni senza commemorazioni, troppi. Io sono un'amica più che una allieva, perché sono una giurista e dovrei essere qui. Invece ho voluto fortemente questo evento, ci ho messo 15 anni. La cattedra che fu di Berlini e Bosello stranamente ricordava solo Berlini ai 10 anni, e in seguito la professoressa Roberta Rinaldi, anche lei prematuramente scomparsa, è stata giustamente ricordata. Del maestro, la migliore dottrina completamente verificata, non si pronunciava nemmeno il nome. Furio Bosello, orgoglioso allievo di Antonio Berlini, è stato uno dei più grandi maestri dell'Università di Bologna, uno dei padri del diritto tributario italiano. Se fosse vivo sarebbe uno splendido emerito. Natalino Irti in tempi recenti ha scritto: il maestro è un allievo che consegna ai giovani ciò che ha ricevuto dal proprio maestro. Questa è, o forse era, la catena delle generazioni, capace di garantire insieme custodia del passato e apertura verso il domani. Questa ideale catena nel caso di Furio è stata spezzata, ma pur un bellissimo palazzo senza saldi fondamenta crolla miseramente, e così è stato. Furio invece si emozionava ancora a parlare dei suoi maestri, soprattutto a ricordare Antonio Berlini. Molte passioni mi legavano al professore, in primis la passione per la politica. Entrambi liberali, abbiamo tante volte passeggiato sotto i portici discutendo se qui fosse veramente liberale, entrambi avendo come faro Luigi Einaudi. Uomo coltissimo, amava leggere, si interessava a cosa leggevano i suoi allievi, su quali libri si erano formati, ci teneva tantissimo. Voleva sapere quale scuola avevamo frequentato, per lui il liceo classico era il nostro ultra. Ovviamente l'argomento clou erano le vicende di Napoleone Bonaparte, che appassionavano anche me, costituendo motivo per fare una passeggiata sui nostri amati portici. Io però amavo di più Elisabetta prima di Inghilterra, l'unica dei Tudor, donna coltissima e per me più intelligente di Napoleone, anche dal punto di vista delle strategie belliche. Un altro argomento delle nostre conversazioni è la musica, specialmente classica. Io, davanti al Conservatorio Martini, un tardo pomeriggio del febbraio del 1990, gli dedicai un adagio di Mozart, tratto dal concerto K622 per clarinetto e orchestra. Il professore non era credente,
ma di fronte a quelle azioni artistiche di così nobile fattura era disposto ad ammettere che potesse esserci un intervento divino. Da ultimo, ma non perché meno importante, un grazie al dottor Alessio Oreste Falcone, direttore di Radio Radicale, il quale ha permesso la trasmissione in diretta streaming di questo evento, ricordandolo come un amico e sostenitore della radio. Grazie. Le considerazioni che io ora andrò a svolgere dopo il ricordo personale ed affettuoso, prima da parte di Antonello Montanari, poi da parte di Maria Teresa Conti, riguarderanno diciamo un po' la dimensione accademica e scientifica di Furio Bosello per come l'abbiamo percepita noi allievi. Noi allievi, casualmente, per motivi diciamo organizzativi comprensibili, questo evento è stato promosso, organizzato da Andrea Carinci, Thomas Tassani, Marco Greggi, Francesco Montanari e ovviamente anche da me, ma è un evento che ha visto nei mesi precedenti svolgersi una ricerca sui contributi offerti da Furio Bosello dal 1959 sino all'anno della sua scomparsa. E attraverso questa ricerca di materiali un po' a volte anche dimenticati, ma di contributi importanti, soprattutto nella fase centrale della sua attività scientifica e negli ultimi anni, siamo riusciti a un po' a ricostruire un percorso accademico, scientifico ed anche politico e professionale. Ovviamente qui ricordiamo da allievi il contributo scientifico e la presenza di Furio nella facoltà giuridica bolognese. Occasionalmente parlo io perché sono il più anziano qui presente, ce ne sarebbero altri di più anziani, ma oggi ci sono io. Gli allievi sono tanti, sono stati nel corso dei decenni persone di formazione, di matrice culturale molto, molto differenziata, perché una delle caratteristiche di Furio era proprio quella di interessarsi in modo curioso alle personalità più varie, più diverse. Certo, non è questa la sede per ricordare l'esperienza politica istituzionale di Furio Bosello, però in quegli anni 96-2001, in cui diede un contributo ai lavori parlamentari come senatore della Repubblica, di quegli anni resta certamente qualcosa. Percorso politico interrotto per una serie di disillusioni che all'epoca, siamo nel 2001, ci riferì, ma insomma ricordiamo tutti quegli anni difficili, ma nulla è difficile come gli anni che viviamo oggi, quindi sinceramente il tempo stempera le tensioni politiche di quei primi anni 2000. È interessante vedere sul sito del Senato quali sono stati i contributi offerti da Furio. Certamente i più significativi sono stati quelli relativi all'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente, insieme con il contributo fondamentale di Gianni Marongiu, all'epoca sottosegretario, il superamento del principio di ultrattività delle leggi penali con specifici penali ed anche in materia di sanzioni amministrative tributarie, il superamento dell'ultrattività. Ci sono contributi parlamentari specifici riferibili a Furio. Eppure in quegli stessi anni, ricordiamo un po' tutti noi allievi, nonostante questi impegni
politici, istituzionali, certamente importanti, si scherniva Furio dicendo: ah, ma per me la cosa più importante è essere presidente dell'associazione dei minghettiani, del liceo nel quale aveva preso la maturità e nel quale si era costituita questa associazione. Quindi sempre l'umorismo di Furio che ne caratterizzava la componente politica, scientifica, ma io direi in fin dei conti anche il tratto umano. Noi allievi, tutti, veramente sarebbe difficilissimo ricordare i rapporti tra i singoli allievi e Furio, ma insomma tutti abbiamo sempre colto le sue sensibilità maggiori. Intanto una continuità con il contributo di Antonio Berlieri, che è stato il suo maestro, al quale Furio ha sempre costantemente fatto riferimento, anche se non vanno dimenticate in una fase iniziale le interrelazioni, gli scambi culturali e scientifici di Furio con Walter Biggiavi e con Guglielmo Gola, che pure hanno caratterizzato gli anni iniziali del suo percorso scientifico. Ovviamente il mio ricordo si concentra essenzialmente sugli anni 80, sugli anni 90, quelli nei quali i nostri rapporti sono stati più intensi, e in quegli anni sono notevoli, importanti contributi scientifici sui quali tutti gli allievi si sono formati. Per esempio, ecco, trovo un costante punto di riferimento quello scritto dell'81 sulla formulazione della norma tributaria e le categorie giuridiche civilistiche. È un tema importante che ha caratterizzato non solo il percorso scientifico di Furio, ma un po' tutte le attenzioni della scuola nel corso degli anni, il rapporto tra il diritto tributario ed il diritto civile. Certamente l'attenzione ai principi, l'attenzione al sistema, ma in particolare questo equilibrio tra le categorie ed il diritto vivente, il diritto praticato, è sempre stato un punto costantemente portato dal professor Bosella all'attenzione degli studenti, così come degli allievi in ambito accademico nel contesto delle ricerche che venivano promosse in quegli anni. Dal punto di vista teorico era difficilissimo ed è difficilissimo riuscire ad inquadrare i riferimenti dogmatici di Furio Bosello, certamente un pragmatico, certamente un antiformalista, era un sostanzialista nei suoi studi giuridici, nei suoi contributi, però diciamo subiva il fascino del concettualismo, pur essendo un sostanzialista, perché poi in sostanza mi diceva: ma se non capiamo prima quello di cui stiamo parlando non andremo da nessuna parte. Quindi una visione euristica del concettualismo giuridico. Noi abbiamo raccolto gli scritti scelti di Furio Bosello dal 2001, gli ultimi contributi, risalendo sino al primo del 1959, diritto della comunità economica europea, patrimonio costituzionale comune, questo primo scritto del 59, che apre uno scenario antesignano su tanti profili poi coltivati nel corso dei decenni. Questo volume, che raccoglie gli scritti scelti e che ha un'introduzione, delle note di presentazione ai vari temi, è stato curato da me, da Andrea Carinci, Marco Greggi, Francesco Montanari e Thomas Tassani. Sarà nostra cura renderlo disponibile, farlo circolare e
tra 6 mesi andrà in open access per essere più facilmente fruito, fruibile, utilizzato anche dai giovani e perché no anche dagli studenti o da chi fosse interessato a riprendere i molteplici spunti teorici riferibili al contributo scientifico di Furio Bosello. Ovviamente avrete notato che ho evitato ogni ricordo personale per evitare di cadere nelle emozioni degli affetti e dei ricordi, anche perché organizzare queste giornate, pubblicare questo volume nell'ambito di una scuola bolognese del diritto tributario molto complessa, non è stato un percorso agevole. E quindi, riferendomi al solco scientifico ed accademico di Furio, sono stato sicuro di non aver da nessun punto di vista corso il rischio di cadute fallaci. Il percorso di Furio è chiaro, netto, e a quello ci riferiremo oggi, nel passato lo abbiamo fatto e nel futuro continueremo a farlo. Grazie. Bene, adesso chiamerei i relatori della prima sessione, se mi raggiungono. Il professor Antonini, e perché? Come si dice in gergo? No, vabbè, ma scusate, come senza bisogno del WhatsApp. Sì, poi no, poveretta, cioè una mortificazione maggiore. Bravo. Però ci manca una sedia, sai. Ma ancora, nonostante la mia veleranza età, ma se no ci sono anche due chiodi che possiamo mettere. Questo qua lo fa benissimo per la professoressa nostra Jacopo, che è magra, quindi riesce a dribblarli. Però tu non sei Francesca. No, normalmente no, però sono Guglielmo Fonzoni che sta qui, quindi. Vabbè, qua siamo Mariotti, no, qua. E il professor Antonini? Il professor Antonini è ai lavori della corte a Roma. Sono mi pare che c'abbia di meglio. Velocissimamente, perché non voglio rubare tempo, però volevo dare il senso di questo incontro. Queste due giornate sono certamente per commemorare il Furio Bosello, ma lo state pensando anche per rivederci dopo quella sciocchezza di una pandemia mondiale e altre questioncine, diciamo, marginali. E quindi è bello. La guerra invece la vedo. La guerra però ancora non ci ha chiuso in casa per il momento, però siamo fiduciosi effettivamente di una possibile degenerazione. Ed è bello, insomma, vedere dei colleghi, degli amici, e potersi finalmente confrontare, parlare, scambiarsi delle opinioni. L'altra cosa è che questo è un convegno che vuole volutamente e, diciamo, orgogliosamente essere scientifico, perché, diciamo, è un momento, diciamo, di orgoglio della dottrina. Noi infatti non abbiamo giudici, siamo soltanto noi che parliamo, peraltro non abbiamo preso neanche gli accrediti degli albi professionali, nonostante che siamo tutti orgogliosamente professionisti, sono orgogliosamente avvocato, contento, però questo è un momento della dottrina, dove noi orgogliosamente rivendichiamo il nostro ruolo, che è stato negli ultimi tempi purtroppo un po', diciamo, maltrattato, e io sono convintamente deciso a riaffermare la nostra posizione, la nostra importanza nell'ambito del discorso sulla fiscalità. Cioè, devono passare da noi e noi dobbiamo essere consapevoli della nostra funzione sociale. Cioè, devono passare da noi. Qualunque discorso sulla fiscalità deve passare dalla dottrina, quella accademica in primis, certamente. Perché questo noi che cosa serviamo?
Cioè, anche con la giurisprudenza bisognerà fare un actio filum regundorum, cioè non è possibile che noi inseguiamo la giurisprudenza, non è possibile che noi inseguiamo l'agenzia delle entrate. No, non dobbiamo limitarci a commentare, dobbiamo criticare, dobbiamo dire guardate non funziona così. Adesso non c'è Angelo Contrino, io so che lui smadonna contro la Cassazione un giorno sì e l'altro pure, senza arrivare agli eccessi, però è chiaro che noi, cioè, sennò che cosa serviamo? A fare lezioni agli studenti? C'è un po' pochino, un po' riduttivo come funziona. Quindi ecco, diciamo, due giornate di orgoglio. Con questo passo subito la parola, allora il professor Antonini appunto oggi aveva udienza in Corte Costituzionale, giustamente non è che le rinviano all'ultimo perché è, e quindi ci sarà comunque domani. E quindi passavo subito la parola all'amica Mariotti, che ha l'ingrato compito appunto di introdurre con una relazione già subito pesante. Prego. Allora, grazie al professor Carinci, grazie al professor Tassani, a tutti i colleghi. Diciamo che con questa presentazione mi avvio con un po' di timore perché accademica non sono. Però sono studiosa della materia. Sono stata studiosa della materia, diciamo così, e il lusso dello studio è un lusso che cerco di conservare con non poche difficoltà in questo nuovo ruolo, però quindi veramente con molto, diciamo, con molta cautela entro in questo tempio. Però diciamo che quello che è un po' riferito il professor Carinci, scusami Andrea, è un tempio che si vuole aprire, no? È un tempio che vuole fare la sua parte. E allora se questo, e io sono convinta assolutamente che l'Accademia debba fare la sua parte, e pur non essendo mai, diciamo, non sono un'accademica, però ho sempre avuto il privilegio di lavorare con l'Accademia, perché per fare delle cose concretamente utili occorre avere un grande studio alle spalle, avere una grande tecnica anche alle spalle. E quindi grazie per avermi invitato ed è veramente un grande piacere. Seguendo un po' l'irritualità dell'inizio, no? Delle battute iniziali, quindi come dire, arriviamo ad un momento di grande concretezza, non posso che portare una testimonianza di concretezza del mondo delle imprese, del mondo dell'economia e, in questa sede. E perché il fisco sicuramente l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre professato, ne siamo profondamente convinti che sia sicuramente lo strumento, il più grande patto tra cittadini e Stato, è il vero, forse unico patto tra cittadini e Stato, ed è l'unico patto in cui il cittadino contribuente, anzi il contribuente, può essere o cittadino o servo. E spesso, voglio dire, in un modo che spesso è troppo affastellato, il diritto tributario, insomma, è strumento principe ovviamente per gestire, principale in Italia ovviamente per raccogliere risorse. Tante volte io credo che molti contribuenti si siano sentiti poco cittadini e forse qualcosa di diverso, e quindi credo che veramente questo sia il nostro, diciamo, il compito di tutti quanti, riportare invece a diciamo le regole a quei principi, anche a quei principi sostanziali che nel ricordo del professor Bosello e il professor Del Federico ha fatto richiamo, quindi a quell'approccio sostanzialistico, anche perché la teoria, la tecnica deve essere al servizio, voglio dire, della concretezza del vivere comune. A me è stato affidato un compito, insomma, non da poco, perché la fiscalità è una priorità assente nella politica economica e industriale. Non è poca roba, nel senso che, consentitemi qualche premessa, una premessa un po' di contesto economico, perché è quello, diciamo, il mio portato, quel contributo che posso maggiormente dare, dove
è importante per poter forse declinare, modellare anche il fisco e la leva fiscale, perché un impianto teorico perfetto che non tenga conto del contesto, diciamo che insomma fa acqua da tutte le parti, rischia di far acqua da tutte le parti. Beh, il contesto economico è un contesto difficile, questo lo percepiamo più o meno tutti, è un contesto in cui il caro energia la sta facendo sicuramente da padrona, e è un tema, come dire, di stretta contingenza questo, ma forse neanche più di tanto, questo lo dobbiamo dire. Quindi quello che stiamo vivendo come gergalmente un po' l'impennata dei prezzi, il caro bollette dei prezzi di energia e gas, probabilmente vivremo una sorta di strutturalizzazione di questo, e stiamo subendo ovviamente delle trasformazioni, e dico subendo invece di guidando, significative. L'inflazione è abbastanza alta, il costo del credito è molto alto, per cui il mondo delle imprese, di questo parlo, vive sicuramente un momento di difficoltà data da una stretta dei margini, a volte una compressione significativa, e una difficoltà anche nell'indebitamento, proprio per i rincari anche proprio del costo del credito. Tutto questo significa, banalmente, cerco di andare un po', diciamo, in una visione un po' pragmatica, significa banalmente avere meno disponibilità per gli investimenti. E gli investimenti sono l'unico, come dire, l'unica leva, l'unica energia per la crescita. Senza investimenti non si cresce. L'equazione è nella sua portata essenziale, ecco, capiamo di che parliamo di questo, cioè senza investimenti non si cresce. E quindi questo è un po' il contesto congiunturale, ma neanche più di tanto, il tutto in una economia mondiale che sta mutando profondamente sotto, diciamo, la superficie di questa congiuntura difficile. Perché sta mutando profondamente? Perché gli assetti economici, geopolitici sono completamente cambiati, l'Europa è sicuramente la vecchia signora debole, debolissima rispetto a grandi potenze economiche, dove sostanzialmente si stanno trasferendo significativamente anche filiere strategiche, e quindi l'Europa si sta anche consegnando ad una dipendenza strategica, e quindi dipendenza economica strategica, questo va detto, ad altri, America, Asia, Cina in particolare. Quindi la leva fiscale come leva di politica economica e come leva di politica industriale non può non tener conto anche di trasformazioni di cui l'Europa peraltro sta guidando, perché la transizione ambientale è una transizione, voglio dire, a guida europea, quindi significativamente europea. Dobbiamo tener conto che è una transizione a guida europea in un mondo dove però le filiere strategiche, il business strategico, quello che fa ovviamente la guida nell'impresa, negli investimenti, probabilmente altrove. Dico ora è altrove, questo è oramai assodato, quindi c'è un tema anche di riportare l'Europa ad essere un forte mercato attrattivo per gli investimenti. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo. Quindi il fisco deve tener conto di un contesto dove l'Europa, la vecchia signora che non siede su giacimenti di petrolio, non siede su giacimenti di terre rare, non siede, affatto della sua ricchezza l'industria, che è un'industria sempre più dipendente in parte da altri, diciamo, di altri contesti politici
geoeconomici, lo abbiamo visto con la dipendenza del gas, lo vediamo con la dipendenza di tutta una serie di fattori che sono trainanti nell'economia verde, pannelli fotovoltaici trainanti nella economia digitale, microchip, non vengono prodotti assolutamente in Europa. Quindi il fisco, per poter essere leva di politica industriale, di politica economica, deve necessariamente tenere in considerazione questo contesto e confrontarsi con, voglio dire, in modo diverso, con voglio dire, paesi che hanno fatto anche della leva fiscale più o meno un elemento di attrattività. In tutto questo, se guardiamo poi il fisco, necessariamente lo guardiamo a livello nazionale, capite che il concetto diventa ancora più importante. Quindi quando parliamo, voglio dire, che ne so, quando sopprimiamo il patent box, e lo sopprimiamo perché l'Agenzia delle Entrate non riesce a rispondere giustamente, cioè non è una critica, non è una polemica, no? Quando lo sopprimiamo perché appunto tutta l'attività di ruling, nonostante gli investimenti che nel corso degli anni sono stati fatti proprio anche per addestrare, scusate se utilizzo questo termine, no? Tutto il personale dell'Agenzia delle Entrate, modellizzare anche per settori, noi dobbiamo tener conto di questo. Quando di fatto modifichiamo un'agevolazione come il credito d'imposta ricerca e sviluppo per 6 volte in 5 anni e poi voglio dire, abbiamo delle mattanze, perché non sono filoni accertativi, sono mattanze, almeno per quello che è il mio osservatorio, su tematiche che tutto hanno tranne che del fiscale, perché se un'attività è ricerca oppure è innovazione, credo che l'Accademia, qua è un'Accademia di tributaristi, non è tenuta, non è questo il compito di, no? Eppure l'accertamento fiscale, diciamo, si concentra su appunto aspetti qualificatori se l'attività è appunto di ricerca o di innovazione. E noi vogliamo fare la transizione ambientale, però, senza avere ricerca e innovazione, dove invece negli altri paesi ricerca e innovazione c'è, la ricerca e innovazione la andiamo a comperare, perché certamente la andiamo a comperare altrove, e quindi spostiamo il nostro valore aggiunto altrove, senza invece incentivare forse una tecnologia, quindi interna, italiana, europea. E quindi ci stiamo costringendo anche con queste modalità ad essere vassalli, la vecchia signora sarà il vassallo di altri, e speriamo che gli altri, come dire, condividano buona parte dei nostri valori civili, perché non è detto che poi certi valori siano proprio condivisi altrove. Allora, ecco, quando parliamo di fisco e parliamo anche di piccole, come dire, di questioni che sono domestiche, no? Poi ci stiamo lì ad interrogare, no? Dobbiamo forse tenere in considerazione che il fisco è una leva e che quindi dobbiamo per questo pensare un pochino più a 360 gradi. Perché poi abbiamo abolito il patent box, scusate se ritorno su questo, abbiamo introdotto un'altra misura che guarda caso agisce sempre sui costi della ricerca. Il patent box, voglio dire, agiva sulla ricerca che è vincente, no? Quindi avevamo uno strumentario fiscale che guardava alla filiera della ricerca, come avevamo scritto in una delle tante circolari in Confindustria, no? Cioè il patent box, il credito d'imposta ricerca e sviluppo agevolava la ricerca purché fosse fatta, quindi anche la ricerca fallimentare, e invece il patent box agevolava la ricerca a valle, i frutti della ricerca. No, noi abbiamo poi sostituito con una misura abbastanza cervellotica, come spesso sono le misure fiscali, con un'altra misura che agevola sempre gli stessi costi di ricerca, e a distanza di un anno però non sappiamo neanche come applicarla.
perché la frettolosità appunto della nostra normativa fiscale è tale per cui poi tutto viene demandato a decreti ministeriali, circolari esplicative che spesso anche per ragioni diverse, voglio dire, perché se poi all'Agenzia delle Entrate gli affidiamo il compito perché sono bravi e sono bravi, gli affidiamo il compito di gestire il contributo per il Covid, è ovvio che insomma quelli sono gli esseri umani, quindi 24 ore, anche loro, la loro giornata è di 24 ore, certo non è che possono star lì a discutere, a capire, ad analizzare e poi anche a scrivere no, una circolare su una misura agevolativa, su una misura agevolativa nuova. Io credo che, tornando al titolo del mio intervento, che effettivamente che la fiscalità non sia proprio una priorità assente, anzi, noi abbiamo avuto degli ottimi, ho fatto esempi nel, no, in, come dire, in entrata e in uscita, ma abbiamo avuto, voglio dire, tanti esempi in cui la leva fiscale è stata utilizzata anche sapientemente e in modo anche a tratti preponderante nelle politiche economiche. Perché se penso, voglio dire, al piano 4.0 è stato ovviamente un modello virtuoso, è stato un di politica industriale così come, voglio dire, vi sono stati, se penso a tutte le, lo strumento fiscale come è stato utilizzato anche utilmente durante i periodi drammatici della pandemia. Quindi lo strumento fiscale è diventato anche, voglio dire, uno strumento che può guidare, come dicevo prima, le transizioni, perché le può sostanzialmente può sostenere quella neutralità tecnologica che alla base dovrebbe essere alla base delle transizioni. Ne abbiamo molte, se guardiamo all'ultima legge di bilancio, poco e niente. Però al di là delle questioni, voglio dire, di stretta attualità, io credo, e qua qualche proposta, che quando lo strumento fiscale ed in particolare l'uso del credito d'imposta diventa lo strumento sovvenzionale per incentivare, guidare, sostenere percorsi di politica economica e industriale, e lo è diventato sempre più in modo preponderante, cioè io sono solita dire che un credito d'imposta non si nega a nessuno in Italia, no? Ecco, scusate se come dire, non banalizzo e scendo, come dire, dal mondo anche iperconcettuale dell'accademia. Il credito d'imposta non si nega a nessuno, ma premesso il fatto che forse non è sempre lo strumento più efficace, ma se dobbiamo utilizzarlo e vogliamo utilizzarlo perché è automatico, perché è spendibile, adesso è anche cedibile, quindi con tutti i problemi che porta, no? Ma allora dobbiamo forse, e questo sì che è un tema di riforma strutturale, dobbiamo forse prevedere dei metodi, sia nella fase genetica che poi nella fase applicativa, completamente diversi. Perché se abbiamo deciso di avere degli strumenti, torno a qualche casistica di ultimo momento, no? Abbiamo deciso di avere degli strumenti di sovvenzionamento, di sostegno per il caro bollette. Potevamo scegliere qualsiasi meccanismo, potevamo scegliere dei voucher, potevamo scegliere dei cap ai prezzi, potevamo scegliere chissà quanti altri meccanismi. È stato scelto il solito credito d'imposta. Benissimo, per carità, ci inorgoglisce, no? Sempre di fisco parliamo, per fortuna, io ci faccio pure il direttore generale, sono mezza fiscalista, quindi tutto più facile, no? Benissimo, no, non è tutto più facile,
Anzi, è tutto più complicato e a volte viene pure il sospetto che lo si faccia apposta, così forse queste misure tirano, si dice in gergo, come dire, vengono come i soldi, la dotazione finanziaria, ecco, fatemi parlare un po' più adeguatamente, la dotazione finanziaria messa a servizio di queste misure e forse non viene manco spesa adeguatamente. Perché vedete, non è una questione fiscale, non è un tema fiscale capire che cos'è la componente gas che è la base di calcolo del credito d'imposta. Non lo è. Così come non è un tema fiscale capire, verificare, indagare, comprendere se un bene 4.0 è interconnesso oppure non lo è. Perché sempre richiamando le parole del professore Lorenzo e Federico, che richiamava le parole di Bosello, capiamo di che parliamo, e quando c'è stata Industria 4.0, io ero l'unica fiscalista, ma gli altri erano tutti ingegneri, produttori di macchine, cioè che io dicevo, ma che ci sto a fare qua? Poi, per carità, è servito anche a scrivere una norma a prova di lobotomizzato, no? Perché, e vengo pure al tema della semplificazione, perché se decidiamo di utilizzare lo strumentario fiscale, allora a quelle regole ci dobbiamo attenere. Però i presupposti non sono mai fiscali. E allora qui il metodo. Il metodo, visto la complessità dei tempi moderni, passatemi la battuta, ma insomma l'abbiamo capiti tutti, impone una multidisciplinarietà. E impone una multidisciplinarietà già a livello di, diciamo, a livello genetico delle norme, che non può essere affidata alla buona volontà del capo di gabinetto di turno o del capo dell'ufficio legislativo di turno o del ministro di turno. La multidisciplinarietà deve essere una regola. Per cui se scriviamo un credito d'imposta, ricerca e sviluppo e vogliamo che sia innovazione, a quel tavolo non ci può stare solo il MEF o l'Agenzia nelle sue varie articolazioni. A quel tavolo ci deve stare necessariamente qualcuno, e forse anche l'Accademia ben venga, che di ricerca, sviluppo e innovazione ne conosca a menadito le differenze. Così come quando si scrisse Industria 4.0, perché ha funzionato? Perché al tavolo non c'era solo l'Agenzia delle Entrate, il MEF, Confindustria e d'accordo, ma c'erano gli ingegneri, c'erano i produttori di macchine, c'era qualcuno che ha fatto capire la differenza tra un superammortamento e un iperammortamento, tra una macchina a controllo automatizzato e una macchina con le tecnologie 4.0. Per questo ha funzionato. E se questo è vero nella fase genetica, ancor di più dovrebbe essere vero, e qui è una proposta, voglio dire, in fase di controllo, perché con tutto il mio totale rispetto per il maresciallo, il capitale generale della Guardia di Finanza e per tutto il mio totale rispetto del collega dell'Agenzia delle Entrate, e quelli sempre di fisco parlano, come un po' ne parlo pure io. Ma non è che hanno le competenze di ricerca, sviluppo, innovazione e tra. Per cui il modello fiscale, che peraltro è un modello virtuoso, perché i famosi interpelli ce l'abbiamo solo nel fisco. Provate a fare un interpello al Ministero dello Sviluppo Economico e mica c'è una procedura che dopo 60 giorni poi devi richiedere se non vale il silenzio assenso. No. Forse ti rispondono e forse non ti rispondono, e infatti giacciono al Ministero dello Sviluppo Economico 45.000 domande su: ma questa attività è ricerca, sviluppo o innovazione? E allora le buone pratiche che nel campo fiscale abbiamo più o meno conosciuto, elaborato, vanno riviste, migliorate, ci sarà un'altra riforma, per carità, ma forse esportiamole anche in altri campi. Così come abbiamo adesso un ministero dell'ambiente e della strategia energetica, mi pare si chiami così, ma insomma comunque energia, ma qualcuno mi vuole dire che è la componente gas per calcolare correttamente un credito d'imposta? Perché poi, siccome abbiamo utilizzato il credito d'imposta, quello è un credito d'imposta, quindi in fase di controllo, e io mi prendo tutta la disciplina
voglio dire, dei crediti d'imposta, eh? Non è che mi prendo la disciplina della componente gas che non si sa manco che cosa sia. E qui apri di cielo, perché se poi quasi quasi ti sei sbagliato a calcolare la componente gas del credito d'imposta e ti sei sbagliato no, allora poi c'hai l'allungamento dei termini di accertamento, poi ti sei sbagliato, sei superato le soglie del, voglio dire, dell'uso, dell'uso indebito del credito d'imposta. E apri di cielo, perché l'Agenzia delle Entrate adotta sul piano amministrativo una norma, il professor De Federico la conoscerà benissimo, che era stata pensata per l'uso per la fruizione indebita dei crediti d'imposta IVA, la liquidazione, non il credito d'imposta sovvenzionale, non il credito d'imposta come strumento di il contributo, io ti do un contributo che te lo spendi in questo modo. E allora, siccome dice no, manca il presupposto, ergo, perché quella norma pensava al credito IVA, pensava al credito da dichiarazione, non pensava al credito d'imposta sovvenzionale, ergo inesistente, e vai con la notizia criminis in procura, ingolfiamo le procure, poi dici ma scusate, ma nel penale ci sta una differenza tra credito d'imposta inesistente e non spettante, perché non la replichiamo di qua, visto che quella era una norma pensata per un'altra cosa? E no, neanche gli puoi dire niente a sti verificatori, perché quelli hanno una responsabilità propria. E allora capite che anche in fase, voglio dire, tra virgolette patologica o comunque di verifica, forse questa multidisciplinarietà andrebbe un pochino più strutturata, blindata, obbligata. Perché, ripeto, non è che si può pretendere ai verificatori fiscali che siano tuttologi. Sì, a noi fiscalisti un po' ci piace questa cosa, parliamoci chiaro, perché sennò non avremmo scelto una materia che è un po' come prezzemolo su tutti i piatti, no? Cioè, soprattutto chi ha frequentato giurisprudenza dice: perché scegli il fisco? E perché? Perché così c'ho il diritto di famiglia, l'economia, c'ho un po' di tutto, no? Quindi ci piace perché questo, però, insomma, fino a un certo punto. Facciamoci un po' aiutare anche, no? Quindi la multidisciplinarietà, questo è un tema di riforma. Per fortuna che, insomma, io penso anche che occorra un ministro delle finanze, si parla del ministro delle finanze europeo, no, forse è pure meglio avercelo in Italia, secondo me, perché poi, voglio dire, chi ha l'onore di interloquire costantemente con le istituzioni, i processi decisionali sono ingolfati anche da altro, quindi cerchiamo di fare ordine anche nei processi decisionali. E quindi questo è sicuramente, il confronto tra le amministrazioni è fondamentale, ne è un tema di qualità e di efficienza, come dicevo prima, della legislazione, e io credo che qui l'Accademia possa e debba fare la sua parte. Si dovrebbe sentire di più l'Accademia, anche perché quella famosa norma, che non mi ricordo mai il numero, 13 del 471, se non mi ricordo male, professore mi corregga, 2, no? Forse è il caso in qualche modo di integrarla, di prevederne un'altra, no? Facciamolo sapere, facciamolo vedere. Ho parlato tanto di strumenti sovvenzionali. Non posso non dire anche che continuando su questo filone, che parlando di riforma, io credo che sia, e lo dico con tutto il cappello che indosso, indispensabile avviare una seria riforma delle tax expenditure, assolutamente, perché siccome in Italia un credito d'imposta non si nega a nessuno, credito d'imposta o comunque un elemento sovvenzionale, e perché sempre di quello utilizziamo, allora io credo che sia, voglio dire, arrivato il momento. Io ho avuto il piacere, l'onore, vedo ieri Ceriani, di far parte dell'ultimo, quantomeno, momento di riflessione corale sulle tax expenditure. Io credo che questa debba essere una costante, perché a volte, voglio dire,
qui faccio anche mea culpa, no? Cioè ci sono settori, interi settori, insomma, il credito d'imposta idrico, uno dice che è il credito d'imposta idrico, ma aiutano nella... no, è per cambiare i rubinetti. Allora, ora io mi chiedo, no, sempre, anche qui, misura venuta dal mio mondo, quindi faccio mea culpa, no, dico, ma perché il rubinetto che io cambio a casa me lo deve pagare in parte il professor Carinci? Perché il credito d'imposta lo paghiamo tutti, cioè il mio rubinetto a casa, mio, di Francesca Mariotti, che forse non c'ha manco bisogno del credito d'imposta per il rubinetto, no? Perché anche questo è un tema, è un pezzetto, me l'hai pagato pure tu. È forse questo giusto, equo? Ritornando, mi dispiace che non ci sia stato il professor Antonini, perché insomma i fondamenti della Costituzione, nella Costituzione noi ci abbiamo scritto tutto di come dovrebbe essere un sistema fiscale. E allora forse anche qui ogni tanto una bella revisione sulle tax expenditure andrebbe fatta. È un tema difficile perché è uno strumento di politica, non politica economica, politica industriale, politica fiscale, politica enorme, e questo lo capite ben, cioè è evidente per tutti, quindi è uno strumento che è ghiotto per tutte le parti, però va fatto, perché abbiamo ingolfato il sistema di veramente di misure che a volte non hanno veramente più senso. Mi avvio alla conclusione. Queste tematiche sono fondamentali e lo sono sempre più fondamentali, non solo per una competizione internazionale a cui, seppur in modo un po' folcloristico, ho fatto riferimento all'inizio, ma lo è ancor di più perché se mai dovesse mai entrare in vigore tutto il Pillar 2 e quindi la Global Minimum Tax, noi dobbiamo capire qual è il livello di imposizione italiano, dobbiamo capire quali sono gli strumenti che in qualche modo incidano per portare sta benedetta aliquota sopra o sotto il 15%. E forse io dico, e chiudo veramente, che forse sarebbe il caso di capirlo anche, non dico con uno schiocco di dita, perché la semplificazione è sempre un punto d'arrivo, non è mai di partenza, però neanche pensando di, come dire, avere mille e mille consulenti e non essere manco certi del risultato. Ecco, quindi cerchiamo anche, voglio dire, di semplificare, di snellire. La semplificazione è un cantiere sempre aperto. Io non credo che il sistema si semplificherà mai, cioè sarà mai semplificato, quindi come un processo avvenuto, compiuto, stabile. Però dobbiamo sicuramente, voglio dire, continuare a lavorare in quest'ottica e in modo molto sistematico, costante, con quel rigore metodologico che forse anche l'Accademia ci può ogni tanto, come dire, far ritornare tutti un po' di metodo e di ordine. E mi fermo qua, grazie. Grazie Francesca per gli spunti che ci dai di quelle che sono evidentemente un po' le priorità che emergono soprattutto dall'ambiente confindustriale, quindi degli operatori che sono in prima linea, giustamente dicevi, lo sviluppo, creare PIL, creare ricchezza. È stato molto simpatico il mea culpa, d'altronde in effetti, perché giustamente nell'ambito confindustria ci sono anche i produttori di rubinetti che ovviamente faranno la loro attività di lobby, però giustamente non è che ci possiamo accontentare tutti i produttori di rubinetti, poi sono i produttori di finestre, cioè, altrimenti non finiamo più. Grazie veramente per gli spunti che ci hai dato, molto interessanti e veramente, e soprattutto il richiamo che ancora viene fatto alla dottrina di cercare appunto di recuperare un ruolo non tanto di censore, ma
proprio di guida, brava, di mainstream, fornire le indicazioni di metodo su come affrontare certe cose. Quindi adesso passo la parola all'amico e collega Francesco Pistolesi, entriamo sul tema delle riforme, incominciamo a vedere queste riforme, cosa sono, dove sono, perché non ce le fanno. Grazie. Allora, qui uno, un unico microfono. Grazie, io mi non posso che iniziare ringraziando anzitutto gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato, e poi voglio anch'io, invece ho un ricordo personale, se posso, il professor Bosello, proprio qui a Bologna, io ero giovane, poteva essere 91, 92, una cosa di questo genere, e io me lo ricordo come una persona che aveva una grande, io abbi questa impressione, una grande apertura nei confronti dei giovani. E questo mi colpì e fu una cosa che mi rimase impressa, e quindi mi fa piacere oggi ricordare questo, anche perché io penso, per esempio, che la mia, io sono nato nel 1965, è stata una generazione molto fortunata. Quando io mi sono laureato nel 1989, ero bravo, insomma, quanti ce n'erano bravi come me, quanti ce ne sono stati, quanti ce ne sono adesso. Io mi laureai in giurisprudenza e ebbi 3 offerte di lavoro. Oggi un laureato in giurisprudenza impari 110 e lode, ma quando ce l'ha 3 offerte di lavoro? Mai, mai. Quindi noi abbiamo prima di tutto, credo, un dovere di solidarietà generazionale nei confronti dei giovani. E credo che ricordare il professor Bosello, che almeno a me fece questa impressione di una persona attenta e solidale nei confronti dei giovani, penso che sia oggi ancora di grande importanza e di grande attualità. Ma vengo all'argomento che l'amico Andrea mi ha assegnato, perché mi ha detto: ti devi occupare delle riforme mancate in Italia, ragioni e senso di anni di promesse deluse. E ho detto: e io che faccio a questo punto? Mi sono posto il dubbio, perché andare indietro una notte dei tempi mi sembrava un po'. Allora ho pensato, e vi sottopongo ovviamente quella che è stata la mia scelta, di prendere 2 parametri di riferimento che sono relativamente recenti. Uno è la legge 11 marzo 2014 numero 23, governo Letta, delega al governo per disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, e poi molto più di recente il disegno legge numero 3343 di delega al governo per la riforma fiscale, approvato alla Camera il 22 giugno 2022, ma poi diciamo travolto dalla caduta del governo Draghi e dalla prematura fine della 18ª legislatura. Ho pensato di passare in rassegna queste norme e provo a fare qualche considerazione con voi, evitando però attentamente di fare pascolo abusivo, quindi non parlerò di imposte dirette, di IVA, di regimi forfettari, di catasto, cioè ho evitato di intervenire su, eviterò di parlarvi degli argomenti di cui i colleghi poi si occuperanno più tardi. E esordisco facendo una considerazione, che quella legge, la legge 23 del 2014, grazie in particolare alle deleghe che nel corso del 2015 vennero approvate, ha consentito alcune innovazioni importanti nel nostro ordinamento tributario. Penso alla riforma dell'abuso del diritto, alla riforma degli interpelli, l'introduzione della dichiarazione precompilata, la fatturazione elettronica, una riforma del processo tributario che sicuramente ha avuto degli aspetti positivi, perché lo ha avvicinato maggiormente ai canoni del giusto processo. Però molte di quelle deleghe non sono state attuate, e ora io proverò appunto a scorrerle insieme a voi, e
proverò poi a cercare, vi dirò qual è almeno la mia sommessa opinione, del perché non sono state attuate. Se noi prendiamo l'articolo 1 della legge 23-2014, è sicuramente rimasta inattuata la delega che era recepita nelle lettere A, B e C. Guardate, ve le leggo, è veloce ma interessante. Che prevedevano? Tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità. Zero. Coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutica all'adozione degli atti di accertamento dei tributi. In quella sede zero, poi c'è una norma che è intervenuta dopo, ma ve ne parlo fra un attimo. E poi coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia e invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio. Ora, si tratta sicuramente di temi che avrebbero condotto a quella che io penso sia la madre di tutte le riforme, cioè la cosiddetta codificazione. Poi si può, io uso questa espressione, ma magari ce ne saranno di migliori. Ma cosa intendo per codificazione? Io intendo quello che c'è in altri paesi, che fra l'altro sono vicini a noi, la Francia, la Spagna. Cioè un corpus di norme che riguardano i procedimenti attuativi dei rapporti obbligatori d'imposta che riguardano la disciplina generale dell'obbligazione tributaria, che siano uniformi per tutti i tributi, norme uniformi per quanto riguarda il regime legale dell'obbligazione tributaria, per quanto riguarda il regime dei rimborsi, per quanto riguarda il regime dei poteri istruttori, per quanto riguarda le tecniche di accertamento, per quanto riguarda la decadenza dei poteri di contestazione degli illeciti tributari da parte degli enti impositori, per quanto riguarda gli obblighi di collaborazione dichiarativi dei contribuenti, che sono tuttora discipline autonome e diverse per i diversi tributi. Poi in molti casi ci sono aspetti di omogeneità, ma però tutte le volte noi dobbiamo chiederci: ma quando è che, qual è il termine di cadenza per l'IMU, qual è il termine di cadenza per quest'altro tributo, per l'imposta di registro? Ma dico, non potremmo avere, come nei paesi, ripeto, a noi vicini, anche dal punto di vista non solo geografico, ma anche dal punto di vista della tradizione culturale, della tradizione giuridica, la Francia e la Spagna, non si sta parlando dei, io sono anglofilo, lo confesso, non stiamo parlando dei paesi anglosassoni che sono diversi da noi dal punto di vista della cultura, sotto molti aspetti della cultura giuridica. Quindi, questi punti della delega non sono stati attuati. A distanza di un po' di tempo, con il decreto legge numero 34 del 2019, convertito nella legge 58 del 2019, è stato introdotto la disciplina generale del contraddittorio preventivo. È l'articolo 5 ter del decreto legislativo 218 del 1997. Io però non credo che si possa essere del tutto soddisfatti di fronte ad una norma come questa. Basta pensare che non si applica a fronte degli accertamenti parziali e basta pensare che, tutti lo sappiamo, la giurisprudenza è del tutto comprensiva, usiamo questa espressione, nei confronti degli accertamenti parziali emessi in mancanza del relativo presupposto. Per cui basta qualificare un accertamento come accertamento parziale e il problema del contraddittorio è già stato risolto. Per non parlare che non si applica ai dinieghi di rimborso, per non parlare che non si applica ai recuperi di rimborsi già erogati, per non parlare che non si applica ai recuperi dei crediti d'imposta, per non parlare che non si applica ai tributi non armonizzati. Quindi, anche in questo caso, io credo che una riforma
che introduca un assetto omogeneo del contraddittorio preventivo per tutti i tributi sarebbe nel nostro ordinamento auspicabile. Sul tema della codificazione torna il decreto, il disegno di legge numero 3343 del 2022 approvato alla Camera e che poi il Senato non ha approvato a causa dello scioglimento del Parlamento. In particolare l'articolo 9 conteneva questi criteri e anche qui mi piace leggerveli, vi rubo un secondo, perché il Governo avrebbe dovuto, con i decreti legislativi, perseguire l'obiettivo di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. Si sarebbe dovuto assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore. Si sarebbe dovuto aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione Europea. Questo non so se sia un bene o un male. Evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto dei diritti del contribuente. Obiettivi che credo chiunque bazzichi il diritto tributario non può che condividere. Pertanto io aggiungo anche, ma non voglio essere polemico, anche da questo punto di vista l'interruzione prematura della legislatura forse è stato un peccato, perché magari queste norme sarebbero state approvate e forse magari qualcosa sarebbe potuto accadere. Ritorno alla legge del 2014, si prevedeva all'articolo 3 l'attuazione di una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, quindi disciplina generale uniforme dei procedimenti attuativi dei diversi tributi. Anche questo non è stato attuato. Articolo 4, ne ha parlato poc'anzi la dottoressa Mariotti, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto e in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione. E guardate che questo tema delle spese fiscali, io sono ottimista per natura, ma su questo io nutro il più profondo pessimismo. L'Italia è un paese fondato sul particolarismo e sul corporativismo. Le spese fiscali si sono accumulate nel corso degli anni, si sono affastellate per rispondere molte volte a esigenze particolaristiche di gruppi di interessi, di gruppi di pressione. Intervenire su questi aspetti è, secondo me, politicamente difficilissimo. Ma ve lo immaginate un politico che va a eliminare il bonus dei rubinetti? Cioè, il problema è stato introdurle, ma una volta che ci sono, eliminarle è difficilissimo. Ci vuole veramente un grande coraggio, perché è un tema che dal punto di vista politico è sensibilissimo. Si scontenta sicuramente qualcuno, fa perdere voti. E questo però invece è un punto fondamentale, perché avere delle spese fiscali che siano rispettose dei veri valori costituzionali o dei più importanti valori costituzionali, e io mi permetto fra questi di enunciare la tutela della famiglia, la tutela del lavoro, la tutela della salute, la tutela del patrimonio artistico e la tutela dell'istruzione e della cultura. Queste dovrebbero essere le linee guida per quanto riguarda la disciplina delle spese fiscali, a mio avviso. Poi è giusto anche valorizzare, e qui mi rendo conto perfettamente che ci sono le esigenze delle imprese e quant'altro, però bisogna anche evitare che attraverso il meccanismo del bonus o del credito d'imposta tutto, anche perché poi si creano
dei problemi. Io qui faccio anche l'avvocato, un cliente che vende i televisori, mi ha detto, ah, dice, l'anno scorso c'era il bonus dei televisori, fantastico, cioè, quest'anno siamo in difficoltà. È una forma anche di... metadonica. Esatto, di alterazione di quelle che sono altrimenti le normali dinamiche del mercato. C'è un altro aspetto, e su questo vi dico spassionatamente, io sono, anche se insegno a Siena, sono fiorentino, ci tengo, e secondo quella che è un po' il carattere della mia terra d'origine, a volte sono un po' schietto e dico le cose insomma in modo forse un po' troppo netto, ma c'è un tema su cui io voglio dire la mia opinione, perché su questo credo veramente ci sarebbe bisogno di una grande riflessione per una riforma sensata, ed è il tema della revisione del sistema sanzionatorio. Articolo 8 della legge 23 del 2014. È stato adottato il decreto legislativo 158 del 24 settembre 2015, che a mio avviso meritoriamente ha ristretto l'area di rilevanza penale di determinati illeciti fiscali, anche previsto che in determinate ipotesi non sono punibili penalmente determinati illeciti fiscali quando c'è stato l'integrale assolvimento del debito d'imposta e sono pagati anche gli interessi e le sanzioni. Ma io credo che sia giunto, ora qui penso non ci siano avvocati penalisti, o se ci sono mi perdoneranno, perché quello che dico, l'ho detto una volta a un convegno dove c'erano degli avvocati penalisti, per poco mi hanno tirato dietro le pietre, perché io credo che una vera riforma passi attraverso una forte, forte riduzione della rilevanza penale dell'illecito tributario. Ma io sarei per una riforma draconiana, nel senso, io direi, ci sono degli illeciti particolarmente gravi, utilizzo ed emissione di fatture false, dichiarazione fraudolente, per quelli solo sanzione penale, solo sanzione penale. Ma la sanzione penale, che può essere, e l'ho chiesto a un penalista, si può fare, cumulando la sanzione, la pena detentiva e una sanzione pecuniaria su base proporzionale, e lasciare tutti gli altri illeciti tributari alla sola sanzione, con la sola sanzione amministrativa. Ma voi vi immaginate che oggi un pubblico ministero si deve preoccupare del disgraziato che durante la pandemia non ha versato l'IVA perché era in difficoltà, o di altre vicende che sono, insomma, obiettivamente hanno soltanto questi temi il merito di affollare le aule di giustizia penale. Ma in questo modo la reazione penale di fronte all'illecito tributario è per forza di cose una reazione inefficiente. Ma poi vi immaginate un altro aspetto che è, secondo me, paradossale, la casualità. Becco la sanzione penale o becco la sanzione amministrativa? A seconda di chi arriva prima, a seconda di chi parte. Si risolverebbe, mi dispiace, ci ho scritto anch'io per tutti quelli che si sono occupati del bis in idem, ma si risolverebbe il problema del bis in idem. Mi rendo conto che questo non piace a molti perché dicono te sei amico degli evasori. No, io non credo di essere amico degli evasori. Anzi, forse questo sarebbe un sistema che consentirebbe una reazione forte, efficace dal punto di vista penale nei confronti dei, come si dice dalle mie parti, dei birboni veri, cioè di quelli che hanno commesso gli illeciti più gravi, quelli dove c'è una condotta chiaramente fraudolenta. Chissà se, come dire, un domani ci potrà essere, come dire, la possibilità di vedere, non dico accolto, ma insomma, ma magari che si possa sviluppare un confronto, un dibattito su questi temi. Del sistema sanzionatorio si occupava anche il disegno di legge numero 3334 del 2022,
che prevedeva la razionalizzazione delle sanzioni amministrative garantendone la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali. Ora, io prima sono stato pessimista quando vi ho parlato delle spese fiscali. Sulle sanzioni sono un po', sulle sanzioni amministrative sono invece un pochino più ottimista, sarò smentito dai fatti, ma perché l'altro giorno ho letto una intervista sul Corriere della Sera del vice ministro Leo, il quale si è detto convinto della necessità di riformare il sistema sanzionatorio tributario, perché prevede in particolare delle sanzioni eccessive che poi molte volte non trovano nemmeno concreta applicazione. Ora, poi non voglio entrare nelle beghe spicciole, ma insomma quello che si prospetta con la legge di bilancio è un po' curioso, perché sapete tutti che c'è questa riduzione delle sanzioni a un 18esimo, ma con una finestra temporale, che a me personalmente lascia un po' perplesso, perché a parte c'è il disgraziato che ha fatto l'adesione a novembre, che ha pagato il 30% di sanzioni, chi la fa a gennaio paga il 5%. Vabbè, ma quello ci può stare. Ma soprattutto, come si fa a mantenere questo regime fino al 31 marzo, se non ricordo male? E poi, cioè, chi fa più le adesioni? Cioè, o si fanno tutte entro il 31 marzo, non è possibile. E poi dopo cosa succede? Allora, io che sono ottimista, sbaglierò, spero che questa possa essere il ponte per poi una, come dire, istituzionalizzazione di una forte riduzione delle sanzioni. Soprattutto quando si interviene un'intesa fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, sia nella fase preprocessuale che nella fase processuale. Non vi voglio annoiare eccessivamente, ci sarebbero poi insomma anche altri aspetti che sono interessanti. Vi segnalo soltanto una cosa: fra le deleghe inattuate dell'articolo 9 della legge del 2014, vi era nell'articolo 9 una previsione contraddittoria, un tema che a me è sempre interessato, dove si prevedeva il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine. Anche questo non è stato attuato. E guardate che il contraddittorio nella fase di indagine è qualcosa di assolutamente interessante, perché se voi pensate, anche la giurisprudenza europea riconosce il diritto al contraddittorio dopo che l'attività istruttoria si è conclusa, prima che l'ente impositore avanzi la contestazione. Se il contraddittorio venisse anticipato e istituzionalizzato anche nella fase di indagine, sicuramente il nostro ordinamento si troverebbe anche all'avanguardia rispetto ad altri ordinamenti europei. Mi rendo conto che è difficile, perché bisogna anche contemperare il contraddittorio con l'esigenza, che non va mai dimenticata, della speditezza e dell'efficienza delle verifiche fiscali. Però questo potrebbe essere un tema di nuovo interessante di riflessione. Sempre in quell'articolo 9 della legge 23 del 2014 si prevedeva che bisognasse rispettare il principio di proporzionalità nel corso dell'attività di controllo. Cosa vuol dire questo? Io credo che forse bisognerebbe pensare a due cose che in questo momento non ci sono. Forse bisogna pensare a delle forme di responsabilità personale dei verificatori che commettono delle condotte illecite, ma soprattutto poi bisognerebbe pensare ad un meccanismo processuale, e qui ci vuole un mezzo cautelare, che possa impedire lo svolgimento di attività istruttorie illecite. Come faccio oggi a impedire lo svolgimento di un'attività istruttoria illecita, che io ritengo illecita?
ci vuole un mezzo cautelare che non c'è, che non esiste. Allora, l'unica cosa è provare a fare un 700. Ma ti immagini? Campa cavallo. E questo di nuovo è un tema che si può porre. Quando può capitare in alcuni casi richieste istruttorie del tutto illegittime o attività di verifica che si svolgano non rispetto di quanto previsto dalle norme, l'ordinamento consente ben pochi rimedi. Cosa fai? Fai un esposto al garante del contribuente, che però sappiamo tutti ha soltanto un potere di moral suasion, può fare una segnalazione all'ente impositore. Questo è un altro tema che potrebbe essere interessante. Ultima cosa e poi concludo. Sempre questa volta nel disegno di legge non approvato, nel disegno di legge 3343 del 2022, c'erano due cose interessanti. La prima era quella di potenziare l'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale per potenziare l'attività di controllo da parte delle amministrazioni finanziarie. E poi si prevedeva anche il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 numero 128. Ecco, io su questo ho un giudizio, come dire, un po' a due facce. Perché io credo che l'adempimento collaborativo sia il futuro del diritto tributario. Per le imprese che intendono operare in termini corretti, che vogliono avere un dialogo efficace con il fisco, che sono interessate ad avere una serenità dal punto di vista fiscale, il regime dell'adempimento collaborativo è sicuramente la strada da seguire. Guardate, mi ha incuriosito un fatto: se voi andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e vedete quali sono le aziende che sono entrate nel regime dell'adempimento collaborativo, mi ha colpito una cosa, a parte i grandi nomi, no? Le grandi banche, le imprese partecipate dallo Stato, eccetera, che è logico che ci si trovino, poi ci sono un sacco di imprese che sono le controllate italiane di grandi imprese straniere. E questo secondo me è molto significativo, perché vuol dire che la casa madre inglese, americana, francese, eccetera, crede in questo strumento e lo promuove in qualche modo. Quindi ben venga il rafforzamento dell'adempimento collaborativo, che non può poi essere gestito soltanto a livello centrale, tant'è vero ci si sta arrivando. C'è sicuramente bisogno di calarlo, ma già su questo c'è un decreto, se non ricordo male, recente, che prevede la possibilità del coinvolgimento anche delle strutture periferiche dell'Agenzia delle Entrate. Più cauto invece io sarei sul discorso dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché il mio timore è, però sicuramente io sono uno super analogico, insomma, io ho scritto la tesi a mano e ho iniziato quando facevo la pratica professionale, io andavo a portare pacchi alla Fermo, c'era una corriera e te dovevi mandare da Firenze una cosa, faccio per dire a Lucca, andavi alla corriera, portavi il pacco, qualcuno andava alla fermata della corriera a Lucca, lo ritirava e andava a fare il deposito. Era ovviamente un altro mondo. E ho quindi un po' di timore, come potrei dire, generazionale nei confronti dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché la mia paura è che se la azzecchi, benissimo, fantastico, ma se sbagli, rischia di essere uno sbaglio che ha delle conseguenze drammatiche, perché rischia di portarti ad una serie, penso, di contestazioni seriali che poi possono avere un effetto drammatico non solo per chi le riceve, ma anche per l'amministrazione finanziaria, che sicuramente ne perderebbe in termini di, come dire, di anche non solo dal punto di vista del tempo, dei denari e quant'altro, ma anche dal punto di vista dell'immagine.
Un'altra cosa che secondo me era molto apprezzabile nell'articolo 8 del disegno di legge numero 3343 del 2022 era l'ipotesi che faceva presagire una riforma epocale, che era quella di concentrare l'attività di Agenzia delle Entrate e Riscossione in Agenzia delle Entrate, evitando il dualismo attuale. Guardate, a me l'altro giorno è capitato di uno che ha subito un pignoramento per una questione fiscale, parli all'Agenzia delle Entrate, devi sentire l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ti dice no, parla con l'Agenzia delle Entrate. Finché c'è questo dualismo, purtroppo, c'è il rischio che prospera l'inefficienza e c'è il rischio che ci possano essere, insomma, dei pregiudizi per i contribuenti. Per cui io credo, poi non pensiamo anche alla semplificazione dal punto di vista processuale, no. Chiamarsi, magari noi abbiamo meno occasione di scrivere su queste cose, ma insomma si troverà qualcos'altro, se qualcosa si trova. Quindi si semplificherebbe molto. Quindi questa io credo che sarebbe un'altra cosa su cui pensare seriamente. Ultimissima cosa, ultimissima. L'articolo 16 della legge 23 del 2014 parlava anche di fiscalità energetica e ambientale. E guardate, qui è un tema di attualità, avete visto nel disegno di legge del bilancio 2023 è rinviata al 2024 l'entrata in vigore della plastic tax. Sui giornali poi si era letto, poi per fortuna mi sembra che non sia successo nulla, di questa web green tax, quella che avrebbe dovuto colpire, si dice, le multinazionali che fanno le consegne dei prodotti utilizzando mezzi inquinanti. A parte, mi sembra una cosa del tutto ingiusta, ma un disperato che sta in campagna, che vuoi portargli le cose col monopattino, con la bicicletta, ci dovrai andare col furgone. Quindi, insomma, mi sembrano cose un po' così, velleitarie. Io penso che questa forse non verrà fuori. Il tema interessante, però, è che ci si rende conto di come il fisco può essere uno strumento per promuovere dei comportamenti e dei modelli di sviluppo sostenibili. E questo è un'idea giustissima, importantissima, però bisogna saperla sfruttare bene. E anche qui sulla plastic tax il discorso si presta ad essere affrontato, perché insomma è una norma che, se dovesse entrare in vigore, creerebbe probabilmente diverse difficoltà. Concludo. Quali sono le ragioni e il senso delle riforme mancate? Io ho provato a dare delle risposte, ma vi dico quello che penso io, e può darsi che sbagli, anzi sicuramente sbaglierò. Allora, in qualche caso la mancata attuazione di qualche riforma va imputata, secondo me, all'amministrazione finanziaria. Su qualche aspetto ha, credo, fatto resistenza. Io penso su tutto il tema del contraddittorio. Credo che sia indubbio che non vi è stato da parte dell'Agenzia delle Entrate uno spirito collaborativo. In altri casi credo che ci sia un movimento d'opinione, mi riferisco in particolare a quel tema di cui vi dicevo poc'anzi, della riduzione dell'area dell'illecito penale in caso di violazioni tributarie, un movimento di opinione che ravvisa nella depenalizzazione degli illeciti in materia tributaria una sorta di ingiustificato favore nei confronti degli evasori. Anche questo credo che abbia una responsabilità nelle mancate riforme. Ma io credo che il maggiore ostacolo al compimento delle riforme nel nostro Paese sia un altro, e sia un atteggiamento che credo sia tanto diffuso quanto pervicace, secondo cui il rispetto dei doveri impositivi si realizza attraverso due strumenti che cambiano a seconda di quelle che sono le inclinazioni politiche: inasprire o mitigare la pressione fiscale, inasprire o mitigare i doveri di collaborazione dei contribuenti. Sono questi gli aspetti, cioè l'idea che le riforme fiscali riguardano questo aspetto: paghi più, paghi meno, hai più doveri di collaborazione o hai meno doveri di collaborazione. Quando io invece penso
che il corretto adempimento dei doveri impositivi, che è quello che tutti ovviamente auspichiamo, presuppone primariamente ed essenzialmente l'esistenza di norme attuative omogenee, stabili, fondate su chiari ed equilibrati rapporti fra i diritti dei contribuenti e i poteri degli enti impositori. E le esperienze dei paesi a noi vicini, di nuovo, come avevo anticipato poc'anzi, credo insegnino. Ma perché noi non possiamo avere, come la Spagna, una legge generale tributaria? O perché non possiamo avere, come in Francia, io non so il francese, ma il livre de procedure fiscale? E guardate che questo è un ostacolo, e qui concludo e mi riallaccio alla relazione precedente, alla crescita. Ho letto un'indagine che ha fatto Ernst & Young su degli investitori stranieri e secondo questi intervistati il principale ostacolo agli investimenti stranieri in Italia è dato dalla incertezza regolatoria. Io ci avrei messo anche il problema della giustizia, secondo me forse è ancora prevalente. Però guardate, sta di fatto che voi, io ho visto quali sono gli investimenti nel 2021 a livello internazionale. Allora, la Francia ha attratto il 21% degli investimenti che sono stati fatti in Europa. La Spagna ha fatto meglio di noi, ha attratto il 6%. Noi abbiamo attratto il 4%. E forse, se avessimo un sistema fiscale con delle regole un po' più semplici, con un po' di come dire, maggiore omogeneità e maggiore certezza, forse, non dico che sarebbe senz'altro così, ma forse potremmo avere delle chance in più. Grazie. Grazie Francesco per la bellissima relazione, anche qui tanti spunti interessantissimi, me ne viene uno in particolare. Tu giustamente sollecitavi, hai fatto la rassegna di quelle riforme mancate, però io penso ancora al nostro ruolo, perché quando tu mi dici il contraddittorio, ma io dico, forse dobbiamo spiegare che cosa significa contraddittorio, perché se la Cassazione mi dice che il contraddittorio sono i 60 giorni dell'articolo 12,7 e quindi l'improcedibilità, che non si può mettere l'avviso di accertamento per consentire al contribuente di fare le memorie, ma quello non è un contraddittorio. Tutti noi sappiamo che nella migliore delle ipotesi facciamo quelle memorie e lì restano, chissà dove, lette o non lette, non è contraddittorio. Quello che tu hai citato, l'articolo 5,5 ter, della 218, l'invito al contraddittorio preventivo, ma anche lì, non so la vostra esperienza professionale, la mia personalmente è così. Tattone, questa è l'avviso di accertamento, ti va bene? Sanzione del 30%, non ti va bene? Va bene, amico mio, te lo notifico. Dove sta il contraddittorio? Cioè, quello non è un contraddittorio. Il contraddittorio è andiamo lì, discutiamo, ci contraddiciamo e troviamo una soluzione condivisa. Ma quella non è una soluzione condivisa. Per cui, secondo me, nostra responsabilità è chiarire dov'è il contraddittorio. Tu dici contraddittorio nella fase istruttoria, lì è un po' più difficoltà a seguirti, perché nella fase istruttoria l'agenzia sta creando una posizione propria che non ce l'ha, perché sta acquisendo elementi istruttori per maturare una propria idea, difficilmente potrà contraddire. Quello che può cercare è cooperazione, collaborazione nell'istruttoria, nel formarsi una. Se pensi ti possono fare un'indagine sulla base dei dati bancari e secondo la stazione è legittima, se non ti hanno sentito. Hai ragione, ma lì effettivamente. Sentimi, magari ti dico che. Però attenzione, lì non è contraddittorio, lì è, appunto, come dici te, è cooperazione istruttoria. Sì, cioè, io la chiamo contraddittorio, nel senso, ecco. Ora poi intendiamoci sui termini, che è la cosa
fondamentale. Io dico di confronto, di possibilità per il contribuente di interloquire per evitare che poi possa essere avanzata una contestazione infondata. Più che altro appunto perché quelli lì sono elementi spuri, anch'io tanti contenziosi che poi tutto sommato si tratta di andare a vedere, guardate che quelli sono dei meri giroconti, cioè un'attività che andava fatta prima di pulizia, esatto. Devi fare davanti al giudice tributario che come sappiamo non è la sede ideale per certe contestazioni. Benissimo, grazie, grazie ancora Francesco. Passo a questo punto la parola a Valeria, però dobbiamo fare anche uno swap perché altrimenti non vieni ripresa nella tua bellezza. Quindi vieni al posto mio. Valeria? Sì, Valeria, perché vuoi venire te al posto mio? No, perché tu mi hai detto che dovevamo fare uno swap, la mia bellezza è zero. Grazie, gentilissimo. Avevo avuto il sospetto di essere qui solo per motivi di contorno. Non è vero. Abbiamo un tavolo assolutamente gender free, perché esattamente proporzionato. Poi abbiamo anche appunto. No, a parte gli scherzi, ringrazio molto dell'invito che è stato colto in maniera molto gradita. Anche se devo dire ho passato non poco tempo a rileggere il titolo per cercare di capire della relazione a me assegnata, per cercare di capire su che cosa mi fosse richiesto un contributo, soprattutto nel contesto delle altre relazioni. Allora, anche un po' per consumare il tempo che mi è stato assegnato, mi permetto di iniziare con un ricordo personale del professor Bosello, perché 20 anni fa, anch'io avevo 20 anni in meno ed ero una giovane dottoranda che stava per discutere la sua tesi di dottorato, e ricordo il nostro ultimo incontro. Non ho un ricordo nettissimo, non so se qualcuno ha un ricordo migliore del mio. C'è stata un'occasione per cui il professor Bosello è venuto a Roma, forse era una commissione di dottorato, forse non so, ed era ovviamente tra settembre e dicembre del 2002. Era una di quelle giornate in cui io andavo in istituto, quindi ho aperto la porta dell'istituto e trovai dentro il professore che era solo e stava aspettando. Un po' sorpresa, esordì con un salve. Perché non sapevo come reagire, perché avevamo avuto modo di confrontarci già, ricordo in particolare il convegno di Torino, e in cui avevamo passato molto tempo insieme a parlare, però non c'era una domestichezza per poter salutarlo, ovviamente dare del tu giammai, e quindi sbagliando dissi salve. È stata l'unica, E quindi da lì iniziò una sorta di sfuriata in cui lui mi spiegò la sua totale avversione per il salve, un termine neutro, incapace di prendere posizione, un medio anglofono che non trovava collocazione nella nostra cultura. E io ero sola in questa stanza con lui che mi parlava intensamente di questo mio errore. Evidentemente poi si sarà reso conto che ero rimasta particolarmente colpita. Aprì la borsa e tirò fuori un libro, La lite di Cambridge, che un po' riproduce quella letteratura che avete precedentemente citato, di due giornalisti. Ora, io non riesco a ricordare se mi regalò questo libro o mi disse di comprarlo. Sono disposta a riportarlo alla famiglia, però insomma l'ho conservato, l'ho letto. Grazie. Allora, La lite di Cambridge, quando e perché Ludwig Wittgenstein minacciò Karl Popper con un attizzatoio mentre Bertrand Russell faceva da arbitro. Il libro ricostruisce in termini giornalistici di una lite in un contesto di incontro di dottorato in una piccola aula di seminario che vide per l'unica volta confrontarsi Wittgenstein e Popper. Saltarono i nervi.
E quindi ci fu una sorta di scontro anche, non dico fisico perché non ci si arrivò a toccare, però un confronto scientifico che animò molto gli animi. E lui mi disse: guardi, facciamo così, lei si legga questo libro, appena finito di leggere il libro mi chiami e parliamo, così lei capirà perché io sono stato così veemente. Io l'ho letto il libro, l'ho anche forse divorato, forse però era novembre, insomma fatto sta che io non riuscii a chiamarlo. E ho ritrovato la frase che avevo sottolineato, di cui avrei voluto parlargli, perché poi il libro conclude dicendo che se la stanza e la vista di cui si godeva sono rimaste praticamente inalterate, al giorno d'oggi è difficile immaginare un simile dibattito a Cambridge o da qualsiasi altra parte. L'episodio dell'attizzatoio fu unico in quanto nacque dall'incontro di due personalità di una cultura centroeuropea ormai scomparsa, eccetera eccetera. Sulle grandi questioni non bastava essere nel giusto, la passione era vitale. Oggi quel senso di urgenza intellettuale è scomparso. Tolleranza, relativismo, rifiuto postmoderno all'impegno, trionfo culturale dell'incertezza, tutto ciò esclude che lo spettacolo pirotecnico dell'H3 possa ripetersi. Per di più, probabilmente ai giorni nostri il livello di specializzazione è tale e così tanti movimenti e le crepe nell'istruzione superiore che le questioni importanti sono andate perdute. Ecco, io gli avrei detto che ero rimasta colpita da questo passaggio perché questa tensione io l'ho vista nelle aule di dottorato che ho frequentato a Roma, a Bologna, l'ho vista nella materia del diritto tributario, l'ho visto questi confronti anche in piedi di gente che si alza e che lascia le stanze, io l'ho visto fare da persone intelligenti, da persone anche molto più intelligenti di me, l'ho visto fare per sostenere un convincimento scientifico e delle tesi. E nell'ambito di queste persone colloco anche il modo di fare del professor Bosello, quindi per questo mi piaceva ricordarlo con questo ricordo. Avendo quindi anche utilmente consumato parte del mio tempo, procedo con quei pochi appunti che ho preso per la mia relazione. E mi ero data il compito di non parlare quindi né dei vincoli di sistema affidati al professor Antonini né delle riforme mancate trattate da chi mi ha preceduto e non trattare delle riforme forse compiute, non ho ben inteso, e comunque dei condoni. Visto che il professor Antonini ha rinviato la sua relazione a domani, mi permetto soltanto di fare una considerazione sui vincoli di sistema solo per cercare di creare un confine rispetto a quello che poi effettivamente io vorrei significare, e cioè se non ho male inteso il tema dei vincoli di sistema dovrebbe essere ciò che può essere un margine di una riforma imposta sulla base di un tracciato costituzionale, cioè qualcosa che debba necessariamente venir fuori dalla carta costituzionale, e forse, ecco, questo era un dubbio, eventualmente potrò formularglielo domani, in ragione di quelle che sono le più recenti anche sentenze della Corte Costituzionale, quindi non so, una riflessione sul contenuto minimo della nozione di tributo, un tributo come istituto giuridico, una nozione degli elementi essenziali del tributo, non tanto nella specifica componente ma in termini di ragionevolezza e razionalità rispetto al presupposto selezionato dal legislatore, ma anche, e se ne è parlato già nelle relazioni che mi hanno preceduto, il tema delle agevolazioni che non sono più viste come tema sconosciuto alla Corte Costituzionale in un giudizio tipicamente incidentale, ma è un tema su cui anche la Corte vuole avere qualcosa da dire. Penso alla giurisprudenza sul passaggio generazionale come agevolazione, penso alla giurisprudenza sull'IMU, sull'abitazione principale, una Corte che non si sottrae, anzi addirittura si autosolleva delle questioni se ritiene che una misura non sia conforme a Costituzione, quindi non per estendere questa misura, ancorché poi il risultato può essere lo stesso, ma per eliminare dall'ordinamento qualcosa che ritiene illegittimo. Ecco, da queste linee, cioè nozione di tributo, coerenza interna e ragionevolezza anche delle discipline sottrattive, forse si scorge, non so, un giusnaturalismo tributario che deriverebbe direttamente dal tracciato costituzionale e che quindi imporrebbe delle riforme.
Detto questo, quindi, così tracciati i confini di quello di cui io mi vorrò occupare, resta una riflessione generale e astratta sul perché e sul cosa. Nella difficoltà ho cercato un riferimento nell'enciclopedia Treccani. Riforma dal latino reformare, primo significato, formare di nuovo, virgola, nello stesso modo o in modo diverso. Quindi significa che è un lemma neutro, senza un particolare significato. Ecco, declinato in termini giuridico, i giuridici si immerge immediatamente in quella che è l'alternativa possibile di una riforma, cioè una riforma che stravolge, che interviene in modo diverso, un cambiamento, una rifondazione, o una riforma che è mera sistematizzazione, e che peraltro nella materia tributaria sarebbe un gran cambiamento, perché sarebbe finalmente una codificazione. E allora mi veniva da riflettere e pensare che l'ultima delega in realtà ha cercato di unire queste due funzioni in un unico provvedimento, perché prevedeva, se non sbaglio, una parte di riforma come rifondazione, nuovo impianto, e poi una prospettiva di codificazione e di messa a sistema, anche se con un sistema di scatole cinesi che probabilmente da qui ai prossimi 4 anni avrebbero consentito, solo all'esito di questo lasso di tempo piuttosto complesso, di vedere un'effettiva codificazione. E secondo significato, riforma come trasformare dando forma diversa e migliore. Effettivamente già nella lingua italiana c'è un'idea che riformare significa andare verso un qualcosa che sia meglio di una situazione precedente. Personalmente poi è quello che mi ha sempre affascinato dell'effetto retroattivo dei provvedimenti, cioè cercare di dare maggior tempo possibile al nuovo che è stato introdotto, no? Ne parlammo tanto tempo fa, nell'idea che quello che è stato introdotto per il futuro è talmente una buona cosa che deve andare anche indietro. Ma a prescindere da questo, trasformare dando forma diversa e migliore è un giudizio di valore che nella prospettiva di questa analisi anche odierna ha il senso della riforma politica, cioè c'è sempre l'idea che la scelta che viene fatta nella riforma ci traghetterà verso una scelta migliore, una scelta di fondo, una scelta verso una giusta imposizione. Questo una volta ammesso e constatato che non ci siano dei vincoli costituzionali che impongano dei contenuti ben precisi e già selezionati a monte a un livello superiore. Quindi delle scelte politiche che siano meno ragionevoli, ma che sono segno di un disegno definito. E se quindi laddove non siano frutto di scelte estemporanee, di compromessi dettati anche dalla compagine un po' contingente della forza politica, dovrebbero essere manifestazione appunto di un disegno sistematico. Ma questa caratterizzazione del piano politico della riforma è un imprinting molto evidente, a mio avviso, nella materia tributaria. Ci sono degli esempi emblematici. Io sono sempre affascinato, ad esempio, il caso della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, quando nel 2006 è stata reintrodotta, è giusto appunto come diceva il professor Pistolesi, è difficile reintrodurre un tributo quando è stato soppresso. Ecco, lì se ne fece un baluardo, la reintroduzione fu proprio un biglietto da visita politico, la reintroduzione a fronte di quella che era stata nel 2000 la soppressione, e si decise di riportare indietro le lancette dell'orologio esattamente al giorno prima della legge del 2000 che aveva soppresso. Quindi un'operazione anche manifestamente politica di fare riforma. Così come pensavo alla legge 1 del 2014, se non sbaglio, con cui nella riforma dei trasferimenti degli immobili a titolo oneroso si decise di eliminare, fare tabula rasa di tutte le agevolazioni fiscali previste all'interno del testo unico di imposti di registro in quel contesto,
fermo restando che da lì a 6 mesi sono rispuntate fuori le agevolazioni come funghi all'interno, con l'aggravante di non essere più nel testo unico, ma di dover essere ricercate in svariati testi legislativi e quindi con andamenti sommersi e rimessi al buon cuore dei prodotti editoriali, dei codici, dei vari editori. E ancora caratteristica di questo andamento politico, cioè del voler veramente cancellare con un tratto di penna scelte politiche precedenti, fanno sì che la materia tributaria più che altre vede importanti saggi e riflessioni sull'istituto della riviviscenza in materia tributaria, appunto, poiché queste nette abrogazioni comportano un importante lavoro dell'interprete per quanto riguarda poi la ricomposizione del quadro. Una ricomposizione del quadro che non è solo un'unione di nuovi frammenti normativi, ma che va riletta spesso e volentieri alla luce di una nuova di un nuovo sistema che si viene a creare unitamente alle riforme che vengono introdotte per una nuova linea politica che in quel momento è espressione appunto della maggioranza. Dicevamo, è difficile reintrodurre i tributi che sono stati soppressi, è difficile, ad esempio sarà difficilissimo, forse impossibile, nonostante i richiami a livello internazionale, europeo e comunque fermo restando che nella maggioranza della dottrina si conviene dell'irragionevolezza dell'esenzione dell'abitazione principale nell'IMU e in generale nell'imposizione patrimoniale sugli immobili, ma sarà difficilissimo far sì che quello che è stato un chiaro gesto di una campagna elettorale possa ritornare indietro nelle scelte politiche. E forse ancora più catastrofico quando la scelta rimane a metà. Pensiamo a quello che è successo sull'IRAP, no? L'IRAP, il taglio verticale, doveva essere un braccio di una riforma e poi adesso siamo rimasti a metà del guado. Terzo significato dell'enciclopedia: la riforma è una modificazione sostanziale ma attuata con un metodo non violento, una riforma quindi di uno stato di cose, di un'istituzione, di un ordinamento rispondente ad altre e varie necessità ma non violenta, perché altrimenti sarebbe una rivoluzione. Quindi una riforma che avviene comunque secondo delle regole. Delle regole che quindi attraverso il gioco democratico nel nostro ordinamento portano all'emersione appunto di un disegno politico che è frutto di una determinata epoca. Di recente ho avuto occasione di rileggere il volume del collega Stevanato e ho trovato molto interessanti i 3 interrogativi con cui lui inizia il suo volume. Che cosa ha determinato, al di là del primo interrogativo su che cosa abbia determinato il passaggio effettivamente all'imposta sul reddito, l'interrogativo per cui se questo passaggio è frutto di una trasformazione della società o se invece è frutto e in che termini delle scelte del legislatore, delle scelte politiche, cioè l'uovo e la gallina, no? Anche rispetto all'evoluzione del diritto tributario. E ovviamente nel porci questa domanda di cosa viene prima, cioè se viene prima il fatto o la riforma intesa come norma e se i modelli normativi sospingono i fenomeni di trasformazione, abbiamo delle leve anche esterne al nostro panorama nazionale, perché evidentemente, questo lo vediamo anche dalle pagine di giornale anche di oggi, e comunque per quanto il legislatore nazionale possa scegliere di riformare in alcune direzioni, le riforme che poi effettivamente vengono portate avanti sono quelle che vengono sollecitate in ambiti europei ed internazionali. Ma perché riformare?
E vengo al titolo quindi della relazione. Innanzitutto, secondo me, per capire perché riformare dobbiamo capire di cosa stiamo parlando e quindi a che livello vogliamo riformare l'ordinamento e quindi con quale strumento lo vogliamo riformare. Se la riforma deve attenere alla legislazione primaria, c'è già stato evidenziato dal professor Pistolesi che forse il modo più adeguato sarebbe una legge delega. E per quanto ciò può essere scontato, non lo è. Certo, la legge delega ci porta a dei decreti attuativi, secondo lo schema classico poi dei successivi decreti correttivi. Questo ci dà l'idea maggiore di compiutezza e di possibilità di un intervento sistematico su tutte quelle che ormai sono le leggi consolidate, le normative consolidate del sistema tributario, e ci apre anche la possibilità di sperare ancora in una codificazione tributaria. Certamente diremo che non è adatto il decreto legge, anche se non sono mancate riforme che sono state fatte in 4 e 48 col decreto legge, anche ecco, quindi non lo scarterei come ipotesi. E potremmo anche, non so, anche solo per riflettere su quello che ad oggi è il nuovo Parlamento, che in maniera innovativa, con dei numeri nuovi, con una nuova struttura delle commissioni, affronta una nuova legislatura, forse non dovremmo neanche scartare la possibilità di una legge ordinaria che con numeri più distretti possa riportare al dibattito proprio dell'Aula la riforma di temi così importanti come la materia tributaria, certo una materia molto tecnica. Ma siamo in un momento cruciale, siamo di fronte a una maggioranza molto compatta, molto consistente e una maggioranza che potrebbe permettersi davvero di attuare una riforma se manifestasse un chiaro disegno, una chiara direzione nella quale volersi dirigere. E ci sarebbero chance per una riforma, qualunque essa sia. Ecco, in realtà in un recente ormai non più, insomma, di qualche anno, saggio storico che avevo curato e purtroppo non è stato giudicato molto favorevolmente di recente, però io ci sono particolarmente affezionata perché è stato difficoltoso reperire tutte quelle fonti in un periodo di pandemia. Mi sono occupata del verificare i fallimenti della riforma dagli anni 20 agli anni 40. Per giustificare la necessità di una riforma tributaria, in Italia per la prima volta si chiesero i pieni poteri. La prima volta che vennero concessi con la legge del 22 i pieni poteri furono per attuare la riforma tributaria, perché era impellente, era urgente e l'Italia aveva bisogno di riprendersi ripartendo dalla leva fiscale, e quindi vennero chiesti i pieni poteri. I pieni poteri vennero concessi, ci fu un mirabile discorso di opposizione di Matteotti che non portò a nulla, e vennero concessi i pieni poteri, la riforma non fu fatta. Ma con i pieni poteri furono fatte tante altre cose. E la cosa significativa è che prima di richiedere i pieni poteri si constatò che era appena stata approvata una legge che avrebbe consentito l'emanazione, diciamo, dei provvedimenti di attuazione di una vera riforma tributaria, che era stata frutto di un compromesso, una situazione speculare a quella attuale, come questo disegno di legge giacente nel governo Draghi, frutto di una maggioranza certamente non compatta, e che veniva però consegnata come testamento, come eredità a una maggioranza certamente compatta nel 22, che però la mise da parte, ottenne i pieni poteri per fare una riforma che però non vide la luce. Ecco, ovviamente con tutti i debiti di stinguo, noi abbiamo una delega che era quasi pronta, che giace, che era frutto di una maggioranza che probabilmente era un agglomerato,
e adesso viene consegnata una maggioranza che la prende, la mette da parte, ma tutto questo è il gioco delle parti, perché? Perché non si può prescindere dal disegno politico, non si può prescindere dall'unitarietà del filo del discorso che ciascuno ritiene di dover tracciare. E allora, visto che siamo di fronte a una maggioranza così compatta, non darei per scontato che non si debba invece ripartire da riforme a livello più alto, a livello costituzionale. Ad oggi, dall'insediamento del nuovo governo, con la nuova legislatura, abbiamo già due proposte di riforma costituzionale dell'articolo 53 che sono state presentate in Parlamento. La prima la ricordo con piacere perché riguarda lo statuto dei diritti del contribuente e quindi avrebbe fatto piacere anche al professor Bosello. Niente di particolare di stratosferico, si tratta di prevedere un terzo comma nell'articolo 53 che sostanzialmente dia un rafforzamento non diretto allo statuto e ai suoi principi, ma che preveda in Costituzione che è demandata alla legge ordinaria, quindi allo statuto dei diritti del contribuente, di prevedere i principi che regolano i rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria secondo i criteri di leale collaborazione, buona fede, chiarezza e retroattività delle norme, non quindi quel progetto originario di portare questi principi dentro la Costituzione che... E questo è proposto dal firmatario, la Lega, primo firmatario, ma sostanzialmente la finalità sarebbe quella forse di dare una valenza di legge rinforzata al pari di quella presente in altri ordinamenti nel nostro paese, ma questa l'ho citata più che altro per una questione di affetto. La seconda proposta che vede come primo firmatario Maurizio Lupi è quella di introdurre delle modifiche agli articoli 41, 45, 47 e 53 e in particolare prevedere nell'articolo 53 un terzo comma per effetto del quale il prelievo fiscale diretto non possa essere applicato sui costi sostenuti dalle persone fisiche e dalle imprese ma solo sui redditi, e introduce un principio di sussidiarietà ed equità fiscale prevedendo che l'imposizione tributaria non possa eccedere la metà dei redditi delle persone fisiche e delle imprese. Ora, io non so se... Io non so se questo progetto andrà mai avanti, però quello che è significativo è che stiamo parlando sempre degli stessi temi. Si tratta di un chiarissimo impianto liberale di un progetto di riforma che riecheggia addirittura non so, alle problematiche della divisione tra i beni in mano pubblica e in mano privata, del limite massimo all'imposizione, il tema della nozione di reddito inteso come netto e quindi necessariamente al netto di costi. Una scelta di questo tipo, tra l'altro, implicherebbe già di per sé un'ulteriore riforma, perché implicherebbe dover integrare sotto tutt'altri profili le entrate, ma questo probabilmente comporterebbe un andamento regressivo del sistema e quindi ci porrebbe in contrasto con un altro principio che è quello di progressività. Ho segnalato questo perché non darei assolutamente per accantonato che ci si possa muovere anche sul livello superiore proprio in ragione di una maggioranza consolidata. E quindi perché una riforma? È stato ricordato anche prima, i temi sono sempre gli stessi. La prima parola d'ordine del perché di una riforma è sicuramente la semplificazione. Una semplificazione che renda accessibile, trasparente, attuativa della fiscalità di massa l'evoluzione del diritto tributario. Non troveremo mai una prospettiva di riforma che non veda la semplificazione come parola d'ordine. Una semplificazione sicuramente per gli aspetti procedurali e i modelli attuativi. E anch'io riprendo una prospettiva lanciata anche dal professor Pistolesi per quanto riguarda l'ingresso delle macchine intelligenti, delle macchine veloci, delle macchine capaci di
processare moltissimi dati e che quindi ripropone anche qui un tema antico che ricordo già dal redditometro, ma su un piano diverso, il tema della privacy, il tema dell'invasività, cioè questa semplificazione che forse oggi è più facilmente raggiungibile potrebbe però avere un costo molto elevato. Potrebbe avere un costo elevato che a mio avviso non passa solo attraverso i modelli, la canalizzazione delle informazioni, il reperimento dei dati, la convergenza delle banche dati, ma anche attraverso tutte queste ammalianti misure di sostegno che sono in realtà misure di sovvenzione che devono essere richieste e che per essere richieste richiedono una serie di cessioni di dati che poi vengono immagazzinati, che vengono canalizzati, che consentono una schedatura, schedatura che poi prima o poi potranno essere messe a sistema. Qualcuno potrebbe dire che potrebbe essere la precompilazione di una profilatura dei contribuenti che consentirà in un tempo due una valida introduzione di un'imposta patrimoniale perché saremo tutti schedati. Non lo so, sicuramente non è questo il periodo storico per dire che siamo di fronte al tempo, però sicuramente ci stiamo precostituendo tutta una serie e una rete importante di dati che riguardano tutti noi. Un'altra parola d'ordine sicuramente del perché bisogna riformare l'equità, che però non sappiamo dove sta, soprattutto se abbiamo dato per presupposto la necessità di una scelta sul piano politico, che quindi forse poi sarà sindacabile solo in termini di ragionevolezza. E rispetto a che cosa quindi considerare l'equità? Ecco, è difficile, bisognerebbe stabilire delle direttrici. Quello che posso dire è che un'equità è sicuramente maggiore laddove l'ambito della ricerca si muove su un piano di sistema, cioè tanto più è ampia l'ambito della ricerca, una legge delega tipo quella del 71, cioè che debba coprire veramente, cioè guardare il sistema tributario nella sua complessità, nei pesi e contrappesi delle diverse imposte. E solo così forse effettivamente si riesce a dare uno spessore al senso dell'equità. La terza parola d'ordine che mi viene in mente sul perché è si riforma perché si deve redistribuire la spesa pubblica e una redistribuzione di spesa pubblica, qualcuno parla di redistribuzione della ricchezza, qualcuno parla di redistribuzione della spesa pubblica, ma sostanzialmente a mio avviso, appunto, anch'io condivido, è la spesa ad essere ripartita attraverso un tributo che è un modo per dividere il carico appunto della spesa. E un riparto poi di risorse che avviene attraverso metodi di sovvenzione. La quarta parola d'ordine, e mi avvio alle conclusioni, è la progressività del tributo, che rimane come parola d'ordine perché è nella Carta Costituzionale, una progressività che però mostra evidentemente il suo fallimento rispetto a quella che è l'imposta principe, cioè quella sui redditi, rispetto alla quale è sempre stata considerata, e che in parte mostra la sua debolezza se vista nella prospettiva come l'ha vista la Corte Costituzionale rispetto al totale sistema, perché di fatto non ci porta, non ci conduce verso una vera riforma, perché non potendone sondare il limite in realtà non è una utile direzione in cui vedere, in cui muovere la riforma. Avevo riportato un brano dell'Isola dei Pinguini a Meccara di Anatole France, ma non mi sembra adesso qui il caso di leggervelo perché ho preso già troppo tempo e quindi mi rimetterò semmai in sede di relazione, ma sostanzialmente il senso era che alla fin fine le riforme, anche quella che è stata la mia analisi storica, si fanno nell'immediato laddove serve con i tributi indiretti, con i tributi opachi, e molto molto raramente si fanno invece sulle imposte sui redditi, sulle riforme strutturali di sistema.
Cosa riformare allora? Ecco, su questo veramente potrei o prendermi ora io tutto il tempo da qui ad anche domani e fare l'elenco di tutte le relazioni che vedete alle mie spalle, e altrimenti cosa riformare probabilmente lo trovate nella locandina, perché riformare sicuramente le imposte sui redditi, sicuramente riformare l'IVA e mi viene da dire però in relazione alle accise, e riformare innanzitutto riflettendo sul tema della neutralità anche nelle accise, perché altrimenti il tema delle imposte si sposta forse troppo in un'unica direzione. Riformare i livelli di governo del tributo e quindi riformare anche il federalismo, riformarlo, rifondarlo, perché non mi sembra sia mai partito. E fare attenzione per cercare di capire a monte qual è lo spazio per le riforme, al netto di quelle che dobbiamo necessariamente fare, che dovremo necessariamente fare perché ci verranno imposte da di fuori, e quindi capire qual è il margine di manovra nazionale rispetto al margine di manovra europeo e internazionale che ci verrà imposto. Grazie. Grazie Valeria per la bellissima e dotta relazione. Perché riformare, in verità partirei dall'efficienza del sistema, cioè il sistema tributario, che mi sembra un inno all'inefficienza, per cui cioè, se dovessi dire perché dobbiamo riformarlo, visto che ad oggi si parla di riforma soltanto perché è troppo pesante, bisogna ridurre le imposte, no, efficienza del sistema. Come dicevi te, la pletora di tributini che pulire, tax spending, bisogna che il sistema sia efficiente, sia leggibile, comprensibile, soprattutto anche gli operatori, anche stranieri, che non abbiano bisogno necessariamente di un auspice per capire che cosa dice il sistema. Grazie veramente, e passo la parola, last but not least, al professor Guglielmo Franzoni. Grazie. Due microfoni addirittura. Sì, perché sei all'altro, sono ripreso. Allora, anch'io ho il mio aneddoto che vi propongo, perché tra l'altro dà anche questo la cifra dell'uomo. Non so se era lo stesso dottorato, ma ero io in commissione insieme con Pasquale Russo e il professor Bosello. E durante tutti i lavori si è verificato quello che si verificava sempre, cioè l'incontro-scontro fra l'ironia, umorismo, diciamo così, toscano-campano di Pasquale Russo e l'aplomb oxoniano di Furio Bosello. E questo equilibrio si è continuato a mantenere abbastanza intatto per lungo, fino a quando ora di pranzo, su Piazzale Aldo Moro, a un certo punto, un po' come battuta, ma credo forse nell'ingenuità di chi non è proprio un arbiter eleganziarum, Pasquale Russo disse a Furio: ma dove le compri questi cravattini fatti? E questo fu la, per cui lui se lo sciolse nel mezzo della piazza nel papillon, per far vedere che il suo papillon era vero papillon, e se lo riannodò senza specchio, seduta stante, perché questa fu l'unica cosa che ferì davvero Furio, di cui erano famose anche le camicie di sete, insomma ci teneva particolarmente. Mi permetto una battuta di commento sulle relazioni che ci sono state, per due cose. Uno, consiglio, in sintonia con quello che diceva Francesco Pistolesi, di leggere gli scritti di Sbriccoli, uno storico del diritto, primo allievo di Paolo Grossi, dedicato particolarmente al diritto penale, dove lui evidenzia che purtroppo l'Italia dal 1860 in poi ha sempre pensato di risolvere i suoi problemi con il diritto penale. Dopo un fuocherello illuministico che in Italia ha sbrilluccicato in qualche
rara zona, dopodiché la pregiudiziale è stata sempre quella del diritto penale d'emergenza, c'era un problema, facciamo la norma penale, e non si cambierà mai, temo che non si cambierà mai, perché l'Italia è il paese che non ha visto l'illuminismo storicamente inverarsi, quindi ci siamo rimasti un po' al margine. Poi qualcuno dice sì, Pietro Giannone, sì, ma insomma non è Ischitella sullo sull'Adriatico che sul Gargano che fa la differenza nei Verri a Milano. Seconda cosa, sul codice, io ci sono affezionatissimo, come sanno tutti quanti, per motivi, anche per onorare il professor Ukmar, come non è onorato neanche adeguatamente, ma secondo me non si farà mai, perché ci sono resistenze incredibili, non è l'Agenzia delle Entrate, ci sono dappertutto, anche nelle istituzioni, anche gli economisti delle istituzioni lo avversano, perché c'è l'idea che cos'è l'efficienza, forse un sistema fiscale efficiente è anche un sistema opaco, perché può essere, dipende a che cosa deve essere efficiente. L'opacità ha una sua efficienza, e temo che sia questa la triste realtà del motivo per cui il codice, che sarei, ripeto, sono un grandissimo sostenitore, come si sa, ma è un sostegno. Veniamo al mio tema. Il condono è sicuramente un istituto ricorrente nella nostra storia legislativa. Nel 2002, all'epoca di uno dei condoni più ampi che la nostra storia legislativa ha conosciuto, Enrico De Mita calcolava che dall'inizio del secolo precedente ci fossero stati 58 condoni, cioè uno ogni 21 mesi. Credo che se aggiornassimo ad oggi il calcolo, a 20 anni di distanza, il ritmo periodico non risulterebbe sensibilmente rallentato. E la letteratura sull'argomento, specie nel momento in cui le forme del condono hanno assunto profili di particolare intensità, non ha mancato di sottolineare, a volte anche con notevoli enfasi, il carattere eversivo del condono rispetto ai principi del sistema. Ed è assolutamente indubbio che se c'è un istituto in cui, per utilizzare le parole della Corte Costituzionale nella sentenza 288 del 2019, se c'è un istituto in cui il legislatore si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario, determinando un'alterazione del rapporto tributario con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale, questo è proprio il condono. E non, ciò nonostante, nonostante le ottime ragioni che fondano le critiche ai condoni, la Corte Costituzionale ha dimostrato un atteggiamento di grande prudenza e di realismo nell'esprimere un generalizzato giudizio di legittimità costituzionale. La ragione di questo atteggiamento è, a mio avviso, da rinvenirsi nell'intento di tenere fermo a mente agganciato il giudizio di costituzionalità agli specifici esiti normativi piuttosto che alla loro rilevanza fenomenica, ritenendo conseguentemente estranea, cito Corte Costituzionale 32 del 76, ritenendo, sempre in materia di condoni ovviamente, ritenendo conseguentemente strane alla funzione di controllo delle leggi un'indagine che fosse volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia sulla base di considerazioni di ordine politico. E questo giustifica anche il diverso atteggiamento che, diciamo, fra le magistrature di vertice ha la Corte di Giustizia UE, la quale invece è specificamente chiamata a sindacare il corretto uso dei limiti di discrezionalità che i legislatori degli Stati membri hanno, e lo ha puntualmente fatto proprio anche in funzione di questo diverso approccio. Il titolo della relazione che mi è stata gentilmente octroyé da Andrea, riforme e condoni, mi fa pensare, l'ho interpretato come un invito a ricercare se si potesse fare una verifica delle discipline in condoni intesa a trovare elementi che possono formare oggetto di uno scrutinio più diretto e più specifico
dal punto di vista costituzionale e individuare se uno di questi criteri potesse essere l'occasione del condono. L'ho interpretato in questo senso, ma poi l'ho dovuto, della ricerca di criteri di scrutinio, ho cercato di allargare lo sguardo a criteri specifici di scrutinio che non si risolvessero nella condanna tu cura alla quale siamo tutti proni, giustamente, ma rispetto alla quale probabilmente c'è un minor dialogo con la Costituzione. Per fare questo bisogna provare a fare delle distinzioni. È ormai consolidata la tesi secondo la quale il termine condono designa una pluralità di istituti diversi. E tale diversità dipende certamente dagli effetti, ma anche dalla struttura della norma alla quale gli effetti sono riconnessi, ma anche, infine, dalla qualificazione degli istituti. E questo il dato dal quale occorre muovere, anche perché, mentre le differenze strutturali e effettuali risultano sempre pienamente approfondite, sul versante qualificatorio si registrano spunti di riflessione del massimo interesse che, tuttavia, solo sporadicamente, lo diremo, sono condotti ad conseguenze. La prima tipologia è quella che già nell'elenco proposto da De Mita vantava una storia più risalente nel tempo e che aveva sempre avuto questo nome negli interventi legislativi, quella denominata legislativamente condono, un nome che deriva direttamente dalla legislazione penalistica e in particolare dalla disciplina dell'indulto. Due termini, indulto e condono, sono perfettamente correlati nella misura in cui nel codice Zanardelli, articolo 87, nel codice Rocco, articolo 174, il terzo sostantivo indulto è impiegato per designare l'atto clemenziale del quale il verbo condonare individua la rilevanza effettuale e più precisamente l'effetto legale riduttivo della misura della pena. La struttura giuridica della norma di condono fiscale non si distingue da quella dell'indulto e consiste quindi nella previsione di un effetto di riduzione o annullamento della pena, la cui fattispecie legale è data dalla mera esistenza di una sanzione già erogata e non ancora estinta. La particolarità del condono in senso stretto rispetto all'indulto attiene unicamente alla natura amministrativa e non penale della sanzione condonata. Quello appena indicato è l'elemento essenziale della fattispecie di condono in senso stretto. A questo elemento può aggiungersi una conditio iuris consistente nel pagamento effettivo della sanzione residua. La conditio iuris non altera la struttura del condono come non altera quando c'è la struttura dell'indulto, ma bisogna stare attenti perché in alcuni casi le può alterare. Nelle ipotesi sulle quali ritornerò anche dopo, o perché sono state molte volte sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, in cui l'indulto è riservato o il condono è riservato non a tutti i soggetti destinatari della pena irrogata ma non estinta, ma soltanto ai soggetti che hanno destinatari della pena ma che non hanno ancora pagato il tributo. È evidente che sulla finalità clemenziale prevale la finalità di gettito, cioè l'istituto si modifica perché si crea una distinzione all'interno di soggetti che si trovano nella stessa condizione, essere stati destinatari della pena e che sono distinti soltanto per il fatto che qualcuno ha già pagato e altri no, e soltanto quelli che hanno pagato possono beneficiare del condono, quindi non siamo più, secondo me, nel condono strettamente clemenziale. Ora, la legittimità di questi condoni l'osservazione di queste realtà presenta un grande interesse anche proprio storico. Ho letto un interessante articolo di Arturo Rocco, quindi del 1889, che descriveva l'evoluzione del condono e degli indulti nel diritto romano, quindi è un, diciamo, la tradizione è assolutamente risalente. E c'è sempre stato un collegamento fra potere punitivo e potere grazioso. Il potere punitivo spetta congiuntamente a chi è titolare del potere di grazia. E questi poteri vengono esercitati in relazione ad occasioni. Ovviamente le occasioni cambiano, quando la sovranità si coincide con il sovrano
o con The Kings to Bodies, è chiaro che le occasioni sono quelle che riguardano l'esistenza del sovrano, che sono occasioni peraltro intrise di politicità. Quando l'ordinamento si spersonalizza e la sovranità si diffonde, ovviamente la situazione è differente. Nel capitolo 14 della parte sesta dello Spirito delle leggi, Montesquieu, intitolandolo della proporzione fra pena e delitto, Montesquieu diceva che le lettere di grazia sono un grande ritrovato dei governi moderati. Questo potere di perdonare che al principe, se saggiamente praticato, ha effetti meravigliosi. Si sottolineava quindi la connessione fra la proporzionalità della pena e il suo temperamento. Però non basta, perché ci possono essere delle occasioni di temperamento della pena, ma queste vengono introdotte con il condono in un modo che rischia di rompere il principio di eguaglianza, perché soltanto chi si trova in una determinata situazione, in un determinato momento, può beneficiare del condono. E allora qui, da Zagrebelsky in poi, si è iniziato a ragionare di come individuare delle occasioni per l'indulto, ma ovviamente questo vale anche per il condono, perché i due istituti sono assolutamente omologhi, delle occasioni che potessero essere talmente personali, talmente specifiche del momento storico, del contesto in cui si è verificato l'illecito condonato, da legittimarne un temperamento extra ordinem, come quello del provvedimento di indulto di condono. Zagrebelsky parlava del carattere straordinario e irripetibile. Questo viene accentuato poi dall'altra dottrina che si occupa del tema, perché dice sì, deve essere talmente irripetibile da non poter essere configurato come una norma di esenzione o di attenuazione generale astratta, perché poi è chiaro che esistono delle cose che eliminano l'antigiuridicità della condotta, ma non si vede perché non se ne possa fare oggetto di una norma generale astratta, e quindi deve essere anche talmente specifico storicamente da legarlo, da giustificare la rottura del principio di eguaglianza. Io sono molto dubbioso, cioè il tentativo è nobile, ma poi la concettualizzazione, la declinazione, la riforma, le riforme sono un fatto talmente inusitato da giustificare un condono. Mi pare che di riforme, almeno quelle tentate, sono tanto numerose quanto i condoni, forse, ma qualche d'una l'abbiamo anche fatta, tutto sommato, quindi possono essere un motivo di rompere l'eguaglianza costituzionale. Temo che sia esclusivamente legato a un giudizio politico, ma allora si pone un altro problema, che è un problema di fonti. L'articolo 79, che garantisce, prevede l'indulto, prima della riforma del 92 mi pare, una legge di delegazione per attribuire il potere al Presidente della Repubblica, poi è stata eliminata l'intervento del Presidente della Repubblica, è una legge approvata con la maggioranza dell'80%. Abbiamo detto che è un potere fortemente politico, anche quello del condono, perché rompe sicuramente con l'eguaglianza. Lo si deve ritenere esistente, perché se l'articolo 79 della Costituzione prevede l'indulto, a maggior ragione deve ritenersi legittimo, ma non si deve ritenere legittimo con la stessa assunzione di responsabilità l'intervento condonistico rispetto a ciò che è richiesto per l'indulto, e ciò a maggior ragione, qui appunto abbiamo tutti parlato, qualcheduno io meno, ma di ne bis in idem, del fatto che i confini fra la sanzione penale e la sanzione amministrativa si sono assottigliati e che il criterio distintivo non è il nomen ma il carattere afflittivo, può essere, ricercando di ricostruire uno statuto della sanzione amministrativo penale, può essere un criterio quello, cioè non trovare un regime comune anche per quanto riguarda i provvedimenti clemenziali, anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative afflittive. Non credo che la Corte
troverà molta facilità a intervenire su questo, ma è un tema che meriterebbe di essere considerato. Esiste poi un altro tipo di condono, che è quello si chiama più normalmente definizioni agevolate. È relativamente più nuovo, perché la parte preponderante dei condoni, dei 58 condoni di cui parlava De Mita, erano condoni sulle sanzioni. Poi a un certo punto sono incominciate ad arrivare sempre più prepotentemente, sempre più generosamente, se si può utilizzare questo termine, i condoni sull'imposta. Dove, secondo me, io cercherei di ricostruire la relativa fattispecie come una fattispecie in cui si ricollega al pagamento di una somma di denaro un effetto preclusivo che può essere preclusivo, diciamo così, dall'accertamento, nel senso che preclude qualunque ulteriore accertamento, o se vogliamo preclusivo dell'accertamento, nel senso che svolge i suoi effetti di preclusività e di estinzione del giudizio soltanto nell'ambito della contestazione specifica, che può essere ancora non maturata perché è emesso l'avviso ma non è ancora instaurato il condono, o è già pendente il giudizio, in cui la somma di denaro dovuta è parametrata, la somma di denaro che è collegata all'effetto preclusivo è parametrata o al tributo pagato in precedenti periodi d'imposta, nello stesso periodo d'imposta, dove l'effetto preclusivo è dall'accertamento, o all'andamento del contenzioso in termini di pretese, soccombenze, vittorie, insomma la fantasia può essere abbastanza varia. Ora, rispetto a questa diversa ipotesi di condono, non c'è dubbio che siamo su un piano diverso rispetto agli interventi di clemenza. E il problema qualificatorio, secondo me, si pone innanzitutto nel chiedersi che cos'è questa somma di denaro che si paga. La dottrina su questo ha avuto tre atteggiamenti. C'è stato un tentativo nobile, direi, che è quello di Preziosi, di considerarlo come un'espressione dello stesso tributo definito. Ma è un tentativo che deve ricorrere all'idea di una presunzione assoluta di corrispondenza, ma non si percepisce, cioè è chiaro, ben inteso, che sono esistite nella nostra esperienza alcune ipotesi come quella dei concordati di massa, dove la misura del prelievo aspirava ad essere fortemente correlata al tributo dovuto individualmente. Con una qualche approssimazione, forse lì siamo ancora in una diversa determinazione del tributo dovuto, negli altri casi evidentemente no, e fin dallo storico studio di Tremonti su imposizione e definitività si converge tutti, Fantozzi, De Mita, Falsitta, Muscarà, convergono tutti nel dire è un tributo autonomo, però nessuno è una somma autonoma rispetto al tributo definito, però quasi nessuno si spinge oltre. Tremonti si spinge oltre nel senso di dire e non ha natura tributaria, ma non lo giustifica. La stessa posizione ha Franco Battistoni Ferrara, ma senza giustificarla. Gli altri si fermano alla constatazione che si tratterebbe di una somma autonoma rispetto al tributo definito. C'è un'eccezione, anzi ci sono due eccezioni, che sono quelle di Massimo Basilea Vecchia e di, credo se non l'ho inteso male, Loristosi. Loro, Massimo Basilea Vecchia in modo più esplicito, dice è un tributo sostitutivo, cioè un altro tributo, a natura tributaria anche la somma che si dà per l'effetto, è a natura di tributo sostitutivo. Io
credo che se procediamo su questa strada si potrebbe anche prospettare una lettura più radicale. E qui entro in un campo in cui, se fossimo stati a Palazzo Malvezzi, l'altra sede, avrei sentito aleggiare più da vicino il fantasma di Antonio Berlini, e comunque guardo con preoccupazione l'amico Lorenzo Del Federico. Perché in definitiva siamo di fronte a uno schema in cui, per ottenere un effetto favorevole, pago un'imposta. Pago una somma. Se riconosciamo natura tributaria a questo schema, che se vogliamo è quello dell'onere, se vogliamo è comunque quello della procedimentalizzazione dei pagamenti, insomma, ci siamo intesi, è uno schema molto vicino a quello della tassa, siamo comunque nell'area delle ipotesi fiscalmente rilevanti. Secondo me le due ipotesi possono essere considerate, io lo prospetto come ipotesi di lavoro, non so, cioè io sarei più favorevole alla seconda che non alla prima, però si pongono tutte a questo punto come sicuramente allo schema tributario, perché è un'entrata, cioè la finalità è il gettito. Sì, non è obbligatorio, cioè non è coartata. E questo qui adesso bisogna capire se la Corte Costituzionale, nella sua concezione minima del tributo, ritiene che serva la coattività, o se, come dice Lorenzo, la coattività. Corollare del tributo. No, la coattività si risolve nell'autoritatività, dice Lorenzo Del Federico. E io c'ho un maestro che non è esattamente allineato, forse adesso mi faccio spalleggiare da Valeria che c'ha lo stesso maestro. Il maestro diceva che lo schema della cosa? No, escludeva la coattività. Escludeva la coattività dai requisiti essenziali del tributo. Tutta la monografia sulla tassa è costruita su quella. No. Almeno il pensiero di Fedele spero di non travisarlo troppo, ma anche il tuo credo di averlo riflesso adeguatamente. Allora, diventano oggetto natura tributaria, sia nella prospettiva dell'imposta surrogatoria sostitutiva, sia nella prospettiva della tassa, suscettibili di essere scrutinati costituzionalmente come tali. Allora, quale dovrebbe essere l'esito di uno scrutinio di questo genere? Se siamo nello schema dell'imposta surrogatoria o sostitutiva, non si pone un problema ovviamente di idoneità dell'indice, perché se è idoneo l'indice del tributo sostituito sarà idoneo anche l'indice del tributo sostitutivo, ma si pone un enorme problema di effettività. Dove per effettività io cosa intendo? Io intendo per effettività uno scarto fra fattispecie e presupposto, cioè il presupposto, l'indice di capacità contributiva è idoneo, ma la fattispecie costruita per rilevarlo e graduarlo soggettivamente è sbagliata. Un caso classico, secondo me più evidente, è quello della sentenza 10 del 2015. La Corte nella sentenza 10 del 2015 non dice mica che il presupposto di quell'ipotetico tributo è errato. Ritiene plausibile la scelta del legislatore di scegliere quel presupposto, ma dice che è stato sbagliato identificare come fattispecie di quel presupposto la base imponibile del tributo IRES. Quindi non lo dice in questi termini, non dice che c'è una carenza di effettività, ma è chiaramente un problema di effettività, come è un problema di effettività quello trattato dalla maggioranza della giurisprudenza della Corte Costituzionale in termini di presunzioni assolute. Anche nel caso delle presunzioni assolute non è che è idoneo il reddito come indice di capacità contributivo dell'azione successoria o di qualunque, e l'elemento della fattispecie che non è congruo rispetto all'indice di capacità contributiva prescelta. Non si parlano, c'è uno scarto. C'è un'incomunicabilità, un'incongruenza fra fattispecie, singola fattispecie presa a commisurazione del tributo
nel caso di, per quelle determinate vicende, e l'indice di capacità contributiva prescelto. Se ragioniamo in questi termini, questa è la mia visione dell'effettività, se ragioniamo in questi termini, sicuramente questi tributi surrogatori sono, o sostitutivi sono illegittimi, perché non c'è nulla a che vedere fra, già in quelli sui contenziosi, cioè parametrare il dovuto alla pretesa o all'andamento del contenzioso, quando in questo contenzioso si possono avere ad oggetto irregolarità formali piuttosto che frodi, abuso del diritto piuttosto che transfer pricing o problemi di competenza. Qual è il rapporto fra l'ammontare del dovuto, ipotizzando che sia un tributo sostitutivo del dovuto di quell'imposta, e l'indice e la fattispecie specifica? Cosa misura quella fattispecie rispetto al reddito o a qualunque altra cosa? Non è idoneo il criterio di determinazione a cogliere effettivamente l'ammontare del... La capacità contributiva correlata a quelle vicende. Infatti non è un'entrata tributaria. E che cos'è? Cosa esiste al di là delle entrate tributarie? Un'entrata patrimoniale. Non sono. Secondo me sono entrate tributarie illegittime. Sono entrate tributarie illegittime. Secondo me non esistono le altre entrate, ma anche perché il criterio. Io non credo che sia un'altra entrata legittima, penso che possa essere è illegittima a qualche parametri, non il 53, ecco, tirerei con l'articolo 3, ma non il 53. È la mia proposta. A maggior ragione, ovviamente. No, ma mica io no. però non lucrerei l'effetto premiale. L'alternativa che ho pure prospettato è quella in cui siamo nell'ipotesi del tributo autonomo, neanche surrogatorio, ma a quel punto si pone a monte un problema di non solo di effettività ma anche di idoneità dell'indice, e ovviamente riterrei che anche su questo, per avviarmi subito alle conclusioni, le cose non possono stare diversamente che non in termini di legittimità costituzionale. Come avete visto, non ho parlato di una terza forma di condono, che è il condono sulla riscossione. Ora, il condono sulla riscossione, secondo me, è il peggiore degli obbrobri in assoluto. È peggio del, cioè non, e non è nemmeno, cartelle, non è nemmeno qualificabile come una misura clemenziale, perché le misure clemenziali, cioè il condono della sanzione o della pena, lasciano inalterata la condanna. Nell'indulto è chiaro, resti un condannato e vale da ogni altro fine. E tutto sommato, forse in un'ottica forse troppo rosea, una prospettiva, la funzione della repressione penale non sta nella sanzione, starebbe nella rieducazione, quindi non snatura la mancanza del momento afflittivo, non snatura il sistema penale. Ma come dice De Mita, solo delle sanzioni possono essere cancellati gli effetti giuridici, delle imposte no. E mi sembra corretto, cioè mentre puoi intervenire eliminando gli effetti giuridici della sanzione, l'imposta non dovresti poter intervenire. Ovviamente questo è una, poi nella vita reale si traduce più in un auspicio che non in un riscontro, e si lascia, impedisce qualunque ragionamento in termini di legittimità e consente soltanto di una cupa presa d'atto. Io mi sono limitato, come avete visto, perché ho letto soltanto, a rispolverare un po' di nozioni. Spero di non aver alzato un polverone spolverando e rispolverando, e di aver dato un minimo di contributo. E bene alla discussione.
Grazie, grazie Guglielmo, una bellissima relazione, anche tu tanti spunti, in effetti su cui sarebbe bellissimo interrogarci. Figurati te, sulla rottamazione dei ruoli concordo con te che siamo alla svendita. Cioè, mentre nella definizione agevolata magari c'è anche un fine deflattivo, cioè un intasamento dei ruoli processuali, per cui possiamo anche trovare una finalità di sistema, ma nella rottamazione dei ruoli... Sì, va bene, non riusciamo a riscuotere e vabbè, a questo punto allora no, ma infatti è così, non l'ho detto, ma è l'unica cosa, l'unica giustificazione, se dobbiamo collegarla, è il fallimento dello Stato. Esatto. È questo qua. Appunto, però cioè, non è non, come dire, non è legante, consolante, cioè non è che non esce come una... L'abbiamo qualificato. Va bene, allora abbiamo finito questa prima sessione e adesso ci saranno il momento di break. Io... Sì, magari. Un attimo, capisco che c'è la foga. Adesso passo a chi vuole fare un intervento, penso Lorenzo a questo punto vorrà fare un intervento e quindi chi vuole prendere la parola venga qua al tavolo, perché non abbiamo le hostess con il microfono. Posso io? Ah certo, qualche, assolutamente sì. Come dire, di qualche... Allora intanto grazie davvero, perché gli spunti di riflessione, di apprendimento sono stati tantissimi, quindi io non posso che ringraziarvi personalmente e non solo. Personalmente, perché poi come associazione siamo sempre chiamati, no, anche a dare il nostro parere, le nostre proposte, a suggerire proposte, quindi continuerò a disturbarvi. Io diciamo, ho ascoltato tante cose e tante riflessioni mi sono insomma, mi avete suscitato tante riflessioni anche in quell'ottica un po', se vogliamo, quella critica costruttiva, non critica polemica, no? Della vita vissuta. Parto così, mi sono segnata qualche appunto da Francesco, che insomma parlava di appunto ha ritracciato tutta la riforma del 2014, la legge delega su cui lavorammo tanto anche come associazione, e sui profili sanzionatori, penali e amministrativi, perché uno di quei principi, diciamo, che venne attuato fu proprio quello della proporzione rispetto alla violazione, al disvalore della violazione. In parte poi, soprattutto nel penale, in parte una riforma in parte poi recuperata o annullata peraltro con un decreto legge. Quindi ecco, si faceva riferimento anche prima a quali potessero essere i veicoli, le forme con cui attuare una riforma. Ecco lì, diciamo, in materia penale si intervenne con un decreto legge. Ora ognuno di noi ha il suo come dire, scimmiotto, una nipotina, mi disse, secondo il mio mondo valoriale, ecco, ognuno di noi ha un mondo valoriale, no? Ecco, io penso che nel mio mondo valoriale libertà e salute sono, come dire, i principi e i valori primari assoluti. Pensare che ci sia un carattere d'urgenza, no, nel penale tributario, francamente è un po' dura, soprattutto se poi, sempre pensando a quel decreto legge e a proposito di ne bis in idem, abbiamo poi introdotto anche alcuni reati tributari tra i reati presupposti della 231, per cui se cerco di, se ho ben capito, no? Se la sanzione penale amministrativa è un po' sfumata, no? non si capisce dove va, e forse non va, perché appunto quando ingolfiamo le procure della Repubblica poi fondamentalmente certe sanzioni penali non si arriva mai anche, e allora qui abbiamo più di abbiamo anche un triplo livello sanzionatorio, su cui forse veramente una riforma andrebbe proprio rivista. A me, non sapevo di questo, ho perso il disegno di legge, forse una, diciamo che sulla della firma di Lupi, se non ricordo male, sul
livello massimo di tassazione. Ora, io credo che le imposte, come dice... Sì, sì, ma siamo, per me siamo già, è già troppo, l'ho perso, l'ho proprio bucato. E diciamo che quello che dicevo prima, appunto, le imposte, i tributi rappresentano il sistema tributario, anche il sistema tributario risponde a un mondo valoriale, no? Quindi la connotazione politica è immanente a un sistema tributario, perché risponde a quel, dovrebbe quantomeno, visione appunto del mondo che la politica nobile dovrebbe poi, no, perseguire. E allora il tema secondo me non è tanto 50, 40, 20, 70, 80, perché i tributi in fondo li possiamo anche chiamare in un altro modo, cioè il tributo è il prezzo che ognuno di noi paga per vivere in una comunità e per avere dei servizi, diciamo, comuni che abbiamo affidato alla comunità. È il prezzo che noi paghiamo per avere le strade, il prezzo che noi paghiamo per avere l'università, il prezzo che noi paghiamo per avere gli ospedali, il prezzo che noi paghiamo per avere la giustizia. Allora il tema è: pago tanto o pago poco, ma non in assoluto, rispetto a cosa? Perché se guardiamo i sistemi, voglio dire, ad esempio modello svedese, pagano ben di più di un IRPEF del 43%, però in cambio di cosa? E questo è un tema di cui non possiamo non discutere, io credo. Credo che dobbiamo appunto, quando pensiamo alla gravosità dell'imposizione nel suo genere, dobbiamo in qualche modo ricordarci anche perché cosa. Perché non voglio banalizzare, ma credetemi, quando io pago la Tari a Roma, e io me lo chiedo perché pago la Tari a Roma. No, non ho capito qual è il fondamento. Scusate, cioè io non voglio, non voglio banalizzare, no? Poi per carità, la Tari è una tassa, quando pago l'IRPEF, no. Anche mi chiedo, poi per carità non la vedo manco tanto l'IRPEF perché me la trattengono, quindi c'è anche questo tema. Però le ragioni del dubbio, è chiaro che non la paghi per nulla a Roma. Ecco, però quindi anche in un'ottica, voglio dire, di non voglio entrare nella dotta disquisizione su che cosa sono le somme che vengono versate, quando, però mi chiedo che prezzo sto pagando. Ecco, quindi questo è un po', scusatemi se beh. E poi c'è un tema che mi ha tanto sollecitato la professoressa Mastroiacovo, delle riforme che si realizzano prevalentemente sui tributi indiretti, insomma, diciamo, l'opacità della riforma. Io a volte mi chiedo anche, e in questi giorni me lo sto chiedendo tanto, che cos'è una riforma? Ce lo siamo tanto, no? Lei ha ripercorso anche gli aspetti etimologici proprio del tema. E premesso che ho sempre considerato che la riforma del 2014, insomma, intanto ci si dibattesse, era una manutenzione ordinaria, straordinaria, per me quella era una riforma, però queste sono anche opinioni, insomma, ognuno ha le sue. Però io quando mi vedo aumentare il regime dei minimi, che già chiamiamo forfettari, poi adesso la chiamiamo comunque flat tax, solo per i lavoratori autonomi da 65.000 a 85.000 euro, io mi chiedo se quell'intervento che apre, potremmo star qui altri tre giorni, penso tutti voi e tutti noi, a disquisire di che cosa fa quell'intervento, anche sul regime, voglio dire, IRPEF in genere, a partire dalla progressività e giù dicendo, io mi chiedo se quella non sia una riforma occulta, un obbrobrio di riforma, certamente non nel senso della Treccani, che la riforma porta ad un miglioramento, perché io credo che forse oggi dovremmo anche parlare di riforme che portano ad un peggioramento e di riforme occulte, perché quello è un intervento unico, certo non ha il carattere dell'organicità della riforma, non ha il carattere, voglio dire, della complessità, però che cos'è? Forse è una riforma che non chiamiamo riforma, ci faremo un altro convegno,
vi invito a, vi voglio sollecitare, perché penso che di problemi concettuali, qualificatori, di equità, di categorie, ne apre a dismisura. Queste sono tutte le... Una criptoriforma. Quella è una criptoriforma. Cioè... Bene, ci sono altri interventi? Prego, vieni, vieni Francesco. In realtà, siccome la TARI dovrebbe essere un tributo pigliano che tende a scomparire con l'efficienza, siccome vogliono mantenere l'entrata... Sì, rimangono sulla TARI certamente. No, no, ma... Grazie per questa iniziativa, complimenti a tutti. Ho preso punto di tutto e ho imparato molte cose. Vorrei fare però delle osservazioni di sintesi che si ricollegano molto all'ultimo intervento della dottoressa. Parlare di riforme è necessariamente parlare di riforme in relazione a qualche stella polare, a qualche criterio direttivo, a qualche criterio unitario, a qualche criterio che conduca queste riforme ad un'ispirazione, a un valore, a dei valori, come diceva la dottoressa. E giustamente nella sequenza delle relazioni di questa mattina si è previsto che una prima relazione riguardasse i vincoli costituzionali, poi non c'è potuta essere, ci sarà domani, e l'ultima relazione riguardava i condoni. E secondo me c'è un rapporto di causa ed effetto. Questi condoni, che giustamente il professor Fransoni ha detto sono un fallimento, e tra parentesi, secondo me non sono tributi, ma questo non c'entra col contenuto del mio intervento, ma sono delle transazioni con fonte legale, cioè c'è un aliquid da dare, aliquid retinere, stabilito dalla legge, che prescinde dalla capacità contributiva, e sono una transazione. Io Stato ti concedo questo e tu cittadino mi dai quest'altra. Questa è la logica, chiusa la parentesi. Riprendo il discorso, il condono giustamente è il fallimento di quello che non c'è stato prima. Che cosa non c'è stato prima? E secondo me è la conseguenza di avere culturalmente, di cui tanto abbiamo parlato, giustamente è stato detto l'Accademia deve giocare un suo ruolo, di avere culturalmente soprattutto ucciso quella ispirazione costituzionale che era di Vanoni e che è stata calata nell'articolo 53 della Costituzione. Perché quando si dice, io mi chiedo ma perché pago questo tributo locale al Comune di Roma, ma nell'articolo 53 della Costituzione Vanoni aveva già detto, aveva già fatto il collegamento tra il contributo di tutti e le spese pubbliche. E nei suoi scritti aveva detto che un tributo che non è collegato alle spese pubbliche è una rapina, perché aveva usato queste parole forti, ma no. Questo collegamento costituzionale che è alla base di questo patto è stato culturalmente, ancora prima che concretamente e nella prassi, assassinato. E si è parlato di reati del contribuente, ma non si è parlato per la violazione del tutti sono tenuti a concorrere, ma non si sono attuati, a prescindere dal fatto che si esagera nei reati, come è stato detto, ma non si è adeguatamente posta l'attenzione sul reato non di evasione tributaria, ma di sperpero del pubblico denaro, di quell'aspetto del collegamento tra il concorso e le spese pubbliche, che è nell'articolo 53. Ancora mi permetto di dire che ridurre l'articolo 53, come è stato fatto, ad un mero criterio di ragionevolezza, che non significa assolutamente nulla, svuotarlo del tutto quando in Germania, dove non è espressamente statuito, viceversa, in base ancora alla Costituzione di Weimar, lo si ritiene esistente e se ne deducono delle applicazioni concrete, la tassazione al netto, la tassazione non espropriativa, con sentenze della Corte Costituzionale tedesca, avete fatto questo assassinio del contenuto di quello che disciplinava appunto il patto, come è stato detto, tra il cittadino e lo Stato,
ha significato che tutto era possibile, perché tutto è ragionevole sostanzialmente. Ma poi, dopo aver detto che si riduce tutto a ragionevole, il ragionevole si è ridotto a quello che non è arbitrario, a quello che non è irragionevole, e quindi tutto è possibile. I condoni sono l'effetto di questo, che tutto è stato reso possibile, culturalmente e con una Corte Costituzionale politicamente orientata che a sua volta, dopo il primo decennio, quindicennio di effettiva attività di controllo della legittimità costituzionale delle norme, ha cessato di controllare le norme, riducendo tutto alla non manifesta irragionevolezza. Quindi, ritornare all'articolo 53 nel rapporto tra tributo e spese pubbliche, ma poi vedere nella capacità contributiva quello che è la base della capacità contributiva e di tutta la Costituzione italiana. Capacità contributiva non possiamo interpretarlo se non andando al concetto di persona, che è la base di tutta la Costituzione italiana. Allora queste riforme, che dobbiamo ripensare dopo che non avendole adeguatamente pensate hanno portato ai condoni, devono essere pensate alla luce della stella polare della persona. Io con le imposte considero la persona quando chiedo che la persona sia responsabile del bene comune, cioè del bene delle altre persone, l'aspetto quindi del concorso. Ma considero anche la persona quando ritengo che delle ricchezze minime non dovrebbero essere tassate. Guardavo l'altro giorno un confronto con l'IRPEF francese. L'IRPEF francese fino a 14.000 euro non si applica. Noi non abbiamo addirittura così svalutato i principi costituzionali che se c'era un principio che era certo, era quello del minimo esente, anche quello lo abbiamo eliminato. In Francia fino a 14.000 euro non si paga imposte, da noi si paga imposte salvo poi le detrazioni dall'imposta, eccetera. E quindi rispettare la persona significa un'imposta che non sia espropriativa, un'imposta che lasci respirare, un'imposta che lasci respirare proprio perché l'iniziativa economica possa produrre e quindi ci possa essere poi l'imposta, e un'imposta che lasci respirare, che sia sopportabile, diceva Vanoni, proprio come presupposto della solidarietà. Non è soltanto un discorso l'imposta come prezzo dei servizi, che era di De Viti e De Marco, l'imposta come quella possibilità bellissima, a mio avviso, che io con la mia ricchezza, con quello che ho prodotto, che dopo tutto è frutto di una donazione di natura, metto questa donazione e la restituisco per il bene pubblico. Ma non posso combattere l'evasione tributaria se viceversa predico non metterò le mani in tasca agli italiani, e non predico viceversa che è bello che quello che io ho avuto in donazione lo metto a disposizione degli altri e lo distribuisco. Quindi è anche un discorso anche di ricostruzione di valori ancora più a monte. Che cosa ci sto a fare io nella vita? Io e gli altri. E è questo che dobbiamo recuperare. Quindi concludo e ripeto, il rapporto con le spese pubbliche che è nell'articolo 53 e quel recupero della capacità contributiva come persona libera ma responsabile del bene comune, persona che per dovere etico deve restituire alla collettività quello che gratuitamente ha ricevuto. È su questo che dobbiamo partire. Dopo ci sarà la semplificazione, ci sarà di rendere appetibile il nostro sistema rispetto agli altri sistemi, ci saranno neutralità dell'IVA, eccetera, eccetera, ma ci sono questi valori che sono stati quelli su cui è stata costituita la nostra Repubblica, che dobbiamo di nuovo, a cui dobbiamo di nuovo ritornare. Grazie. Grazie Francesco per l'appassionato intervento. E sono altri interventi? Prego Lorenzo. Ah no, un momento solo perché andiamo a mangiare i maccheroni fra poco. Si ribalta. Io naturalmente, come ho detto prima, sono un dottore commercialista, non sono un professore universitario, per cui mi sento un attimo in difficoltà. Però volevo rispondere un attimo alla dottoressa Mariotti, dalla quale ho apprezzato il suo intervento. Mi hanno insegnato, mi ricordo sempre, che il regime tributario nei vari paesi è in relazione della cultura di quel paese.
Allora, quando io sento dire, ma per quale motivo non si possiamo portare in detrazione tutto come fanno in America? Io rispondo sempre, perché non siamo in America, perché gli americani hanno un concetto diverso. Allora, mi viene in mente il suo riferimento, la sua critica, buonaria, alla flat tax. Io sono favorevolissimo alla flat tax, ma perché sono favorevole? 15%, portiamola al 20%, portiamola al 25%, portiamola all'8%, non mi interessa. È che teniamo conto di queste benedette partite IVA che sono un po' la struttura della nostra piccola Italia. Ecco, allora il legislatore probabilmente tiene conto anche di queste cose. Cioè, agevoliamo che cosa? Beh, una certa categoria che bene o male porta avanti il sistema Italia. Poi lei fa parte della Confindustria, la Confindustria la vede in maniera diversa. No, ma la vede, ma dottoressa, lo vede in maniera completamente diversa. Ha degli altri scopi, ha delle altre cose. Ecco, io mi permetto di dire, ben venga questo sistema forfettario, 85.000, io l'avrei portato a 100.000 se fosse per me, ma un altro, ma non perché io non seguo, noi non abbiamo forfettari, non seguiamo forfettari, sono qualche amico, ma proprio perché tiene conto delle caratteristiche di questo paese, che è un paese di piccoli commercianti, lo so, a molti c'è una sorta di disprezzo, non c'è la borghesia, questo è il partito della borghesia, beh vabbè, sarà anche il partito della borghesia, è quello che però ha portato avanti l'Italia fino a questo momento. Grazie. Mi faccio replicare però. Prego. Perché è una, come dire, una critica velata, non perché come dire, non una critica confindustriale, perché per la questione confindustriale appunto non è una misura che intacca o comunque come dire, interessa le imprese associate. Ma è una critica forte perché innanzitutto dobbiamo ricordarci che le maggiori entrate del paese derivano dall'IRPEF e dall'IVA e circa il 90% dell'IRPEF giù di lì viene prelevato da lavoratori dipendenti e da pensionati, più o meno. Avrò sbagliato di qualche punto decimale, guardi, non proviene dal mondo del lavoratore autonomo, non proviene dal mondo dell'artigianato, delle imprese individuali. Noi abbiamo già iniziato ad avere tutta una serie di richieste di vogliamo combattere il precariato, ma un giovane che viene, voglio dire, che inizia un lavoro, non ha più un interesse ad essere un lavoratore dipendente, e questo fenomeno già lo stiamo riscontrando, perché ovviamente c'è un regime sicuramente molto più conveniente, per cui la critica non è sul se, che posso condividere, voglio dire, c'è un tema di semplificazione, di misura, di incentivo, di sviluppo, non v'è dubbio. Poi tanti altri aspetti, no? Si costringe fondamentalmente a rimanere piccoli, perché è ovvio che all'86.000 euro di compenso, come dire, è il the day after anche lì, no? Per cui, diciamo, ci sono tanti aspetti critici di questa misura, però non è un tema di piccolo, grande tessuto, è proprio una questione di sistema, cioè di dove stiamo andando, comprendendo, cercando di capire dove sono i numeri delle entrate e cercando anche di rivedere in qualche modo quelli che sono i criteri costituzionali, perché insomma di progressività tra imposte sostitutive che ne abbiamo per tutti e di tutti i tipi e altre, voglio dire, forme sempre di imposte sostitutive, ecco, quei valori costituzionali che insomma abbiamo sancito in Costituzione un po' se ne stanno andando, come dire, a friggere, come si dice dalle mie parti. Grazie. Posso? Certo. Un arricchimento di prospettiva rispetto a quello che ha detto secondo me. Tutto giusto, o buona parte giusta, anche se io ovviamente sono un fautore della ragionevolezza, però attenti anche a proporre in generale una lettura della Costituzione originalista,
perché le letture della Costituzione originalista se ne parla molto in tante parti del mondo e producono non sempre effetti positivi. La persona è un tema sul quale riflettere moltissimo, perché nell'ambito della fiscalità che noi viviamo, nell'ambito della fiscalità del XXI secolo, io credo che stiamo registrando un tema di centralità della corporation, della fiscalità corporate, ma non soltanto a livello nazionale, a livello internazionale. Quando si parla di Pillar 2, cioè quando i grandi stati si concentrano su che cos'è l'imposta e come... E hanno un effetto pervasivo su di noi, perché non è che quelle discussioni, quando BEPS non è che si è interessato moltissimo alla persona, si è interessato a un altro tipo di fiscalità. Io non voglio dire assolutamente che non bisogna considerare la persona, ma che la fiscalità e i criteri di riparto all'interno della nostra fiscalità stanno subendo un'evoluzione, cioè l'imposta che ha studiato Dario Stevanato molto bene era un'imposta sul reddito completamente diversa dalla nostra imposta sul reddito. Vanoni, per questo dicevo l'originalismo, cioè Vanoni parlava a un certo mondo con certe dinamiche economiche. No, non voglio minimamente sminuire l'insegnamento di Vanoni, però dobbiamo anche tenere conto che ciò che sta avvenendo, la fiscalità adesso, la fiscalità internazionale, è una realtà molto diversa dalla fiscalità internazionale della Società delle Nazioni o della prima riunione quindi stiamo parlando del 25 o dalle prime riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'OCSE. Sono mondi diversi e quando nella letteratura americana fino a 20 anni fa si trovava l'indicazione che tassare la corporation era tassare chi ci stava dietro, oggi è un'affermazione che non si fa più, perché non importa giustificare la tassazione della corporation, si tassa la corporation per la corporation, perché ha un ruolo sociale performativo a livello internazionale diverso, e di questo nei nostri discorsi tributari ne dobbiamo tenere conto, perché non è possibile circoscrivere i ragionamenti della nostra fiscalità alla fiscalità individuale, che pure è rilevantissima ovviamente, ma è molto più complesso di così la situazione. Anche la fiscalità della corporation, ci dovrà essere una fiscalità del commercio internazionale, eccetera, eccetera. Con un anche sono d'accordo. Secondo punto, comunque rimane fondamentale l'imposta sulle persone fisiche, e l'imposta sulle persone fisiche è già stato detto, o per i regimi sostitutivi, o per la mancanza di minimo esente per tante altre ragioni, o per l'eccessiva pressione, non corrisponde a un rispetto della persona. Comunque non arriveremo al lattizzatoio, questo qua lo possiamo dire, almeno questo siamo sicuri che non arriviamo al lattizzatoio. Terzo punto, già concludo, il rispetto della persona si deve avere anche nell'aspetto procedimentale, che non c'entra nulla con la corporation, eccetera, è già stato detto, ci deve essere un giudice che possa intervenire anche nella fase istruttoria, ci deve essere un giudice poi alla fine degno di questa. Ci deve essere un contraddittorio reale. Quando rivendichiamo un contraddittorio reale, lo dobbiamo rivendicare per rispetto della persona. E quindi è questo che è la base della Costituzione, che può servire anche per rendere più ragionevole, equo, semplice e praticabile ed efficiente, come ha detto il professor Carinci, il sistema tributario. Benissimo. Lorenzo, volevi... Certo, vieni. Considerazioni di colleghi.
e anche e anche un pochino, però ecco, magari adesso Antonello se n'è andato un po' polemicamente con Antonello, è che siamo un popolo di commercianti, siamo una nazione dal punto di vista industriale significativa, quindi dobbiamo pensare ai problemi dell'IRPEF, ma dobbiamo pensare al tema in generale del sistema tributario. Quindi gli spunti sulla flat tax pro o contro li rimanderei alla sessione che dedicheremo all'IRPEF, mentre adesso volevo dire qualcosa in generale, e cioè, primo, quali riforme in direzione di che cosa? Beh, i giuristi hanno in genere al centro un sistema formale di norme, quindi per noi, vabbè, no, non è fuoco, quindi noi per anni ci siamo arrovellati sull'importanza del codice tributario, il tema è venuto fuori e forse una delle prime questioni è codice sì, codice no, codice solo sulla parte generale, perché altrimenti si precludono le azioni di politica economica se ingessiamo tutto. E quindi nella prima sessione forse dovevamo dedicare più attenzione al problema del codice o di una legge generale. Personalmente penso che sia un progetto irrealizzabile, no, però quantomeno un modello di legge generale o di codice sugli istituti fondamentali potrebbe avere un senso. Poi è mancata nella prima parte delle nostre discussioni oggi, è mancato il collegamento con le teorie economiche. Il giurista quando studia questi temi quale direzione sceglie? Beh, deve scegliere la direzione che gli studi di economia pubblica hanno quantomeno un pochino abbozzato. Quindi non è che noi diciamo una bussola la definiamo così, vediamo qual è il contesto politico istituzionale e abbiamo modelli di tassazione del reddito, del patrimonio, del consumo. È chiaro che quei modelli vanno implementati, adattati, però bene l'autonomia dalla scienza delle finanze, ma l'eccessiva lontananza dall'economia pubblica ci fa perdere solidi punti di riferimento che dobbiamo recuperare. Il terzo argomento, velocissimo, noi paghiamo troppo i tributi locali, dove vanno a finire? Noi abbiamo un debito pubblico non comune, quindi dobbiamo pagare di più degli altri per far fronte al costo dell'indebitamento. Ci dovevamo pensare negli anni Ottanta e ci dobbiamo pensare ogni volta che facciamo spesa senza avere le risorse, con gli scostamenti di bilancio. Un mese fa, sei mesi fa, un anno fa è successo tutto questo. Quindi paghiamo il tributo, non vediamo l'effetto, grazie. Paghiamo il tributo che serve per pagare i debiti, cioè l'indebitamento. L'OCSE. In Italia non siamo in grado da 20 anni di aprire un tavolo di lavoro, se non nelle istituzioni private, un tavolo di lavoro su una riforma. L'OCSE identifica un progetto, ci dedica energie, ci lavora 3-4 anni, aggrega le migliori menti, i migliori pensatori, o comunque ci prova, e poi viene fuori qualcosa che è stato meditato 3-4 anni. E se noi vogliamo fare le riforme che si improvvisano un mese prima o semplicemente perché va di moda un argomento, non andiamo ovviamente da nessuna parte. E tornando a noi, un tema importante è quello del codice o della legge generale, ma giusto per dare qualche spunto e non per altro. Vabbè. Grazie Lorenzo, ci sono altri che vogliono prendere parte?
parola, allora a questo punto c'è il lunch. Io volevo soltanto chiudere con un piccolo anch'io ricordo di del professor Bosello, perché come vedete io ho il papillon e lo faccio in effetti per omaggio a lui, ma perché la prima volta che ho messo il papillon l'ho fatto provocatoriamente. Era la mia ultima lezione a giurisprudenza e l'avevo col professor Bosello e io mi presentai col papillon, mal me ne incolse, perché il professor Bosello, senza dire nulla, con grandissima eleganza, mi disse soltanto che io all'esame avrei dovuto portare un libro in più, il diritto cinese. Ho capito tante cose, ovviamente, anche nella lettura del diritto cinese, però appunto, poi dopo il discorso del Botai mi è rimasto e allora ho cominciato a indossarlo e in questa occasione si imponeva. Però ecco, la prima volta che ho messo il Botai fu con lui e mal me ne incolse. Va bene, grazie a tutti e adesso saluto.